Allora, buongiorno a tutti, noi stiamo per iniziare i lavori. Ecco qua, è giusto per richiamare in sala gli ultimi, anche della radio. Buongiorno a tutti, apriamo i lavori della 7ª assemblea annuale degli iscritti dell'Associazione Radicale per la Camminata. Innanzitutto ringraziamo Radio Radicale che segue e registra i lavori, Liberi TV che sta facendo anche una registrazione audiovisiva che poi sarà disponibile insomma sul web. Diciamo che oggi con noi abbiamo Marco Perduca, vicepresidente del Partito Radicale, Sergio Delia, segretario di Massimo Cittadino. Abbiamo Peppe Cristofaro, segretario provinciale di SEL, di Sinistra e Libertà, Mario Baroni, presidente regionale di Antigone, Francesco Pio Correndo, il commissario regionale dei Verdi, e il dottor Carmine Antonio Esposito, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che era prima qui con noi, adesso si è andato a prendere un caffè, ma attendiamo e spero che si siederà con noi alla presidenza. Abbiamo delle formalità come insomma da espletare per iniziare i nostri lavori e sono l'approvazione del regolamento e dell'ordine dei lavori. Seguirà poi la relazione del segretario Luigi Mazzotti e la relazione del tesoriere Roberto Gaudioso. Poi si aprirà il dibattito generale. Alle 15:15 avremo una breve sospensione dei lavori alle 14:15 fino alle 15. Tutte queste cose che io sto dicendo sono disponibili nella cartellina che vi è stata distribuita. Alle 15 riprenderemo il dibattito generale. Alle 17 sarà il termine ultimo per la presentazione delle mozioni generali, mozioni particolari e modifiche statutarie. Alle 18 terminerà il dibattito generale con eventuali repliche del segretario e del tesoriere. Sarà anche il termine per la presentazione di emendamenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per il dibattito ed su eventuali modifiche statutarie, quindi la votazione, l'inizio della discussione dei documenti, delle mozioni e quindi poi il voto sulla mozione. Alle 19 ci sarà la presentazione delle candidature e le operazioni di voto e alle 19:30 saranno proclamati i nuovi organi dirigenti dell'associazione. Il regolamento è, lo do per letto, anche questo è nella cartellina, è sempre il regolamento tradizionale che abbiamo usato in tutti gli altri nostri congressi, per cui io invito gli iscritti all'associazione appunto di votare il regolamento di questa assemblea. Chi è favorevole può alzare la mano. Vabbè, penso che chi è contrario, nessuno, e chi si astiene, nessuno, quindi approvato il regolamento. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori che ho letto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno, è approvato anche l'ordine dei lavori. Per cui io posso passare subito la parola al segretario dell'associazione Luigi Mazzotta. Buongiorno a tutti e benvenuti. La mia relazione di stamattina è composta in due parti. Parlerò nella mattinata delle iniziative intraprese dall'Associazione nell'arco di questo anno 2012 e nel pomeriggio cercherò di concentrare il mio intervento sulla politica generale e proverò anche a spiegare le ragioni e le potenziali strategie da adottare per la crescita del movimento di Radicali Italiani. Sergio Delia, ci rincontriamo dopo 3 anni da quell'assemblea annuale in cui mi candidai segretario dell'Associazione per la Grande Napoli. Ricordo quel risultato di perfetta parità avuto con il mio amico Gennaro Romano. Divenimmo segretari, avremmo dovuto lavorare insieme, ma
ma purtroppo non fu così. Anzi, devo dire con rammarico che sin dal primo giorno fui ostacolato nel corso dello svolgimento dell'attività politica di quell'anno. Io mi candidai perché sentivo un forte desiderio di crescita politica in un momento in cui l'associazione navigava in brutte acque, e mi assunsi il rischio e l'alto senso di responsabilità alla ricerca di nuove energie per una rinascita e sviluppo di nuovi militanti che ben presto potessero affermarsi come dirigenti radicali. Fu una scommessa, Sergio. Oggi sono felice che tu sia qui presente nuovamente tra noi. Stamattina per me è un gran giorno, proprio come quella gelida serata di Massalubrense, perché posso finalmente congedarmi e passare il testimone della segreteria ad un nuovo dirigente che rappresenterà il proseguimento di un percorso politico che ha ormai raggiunto una vera e propria fase di estenuante crescita. Sono al corrente che tutti o quasi gli iscritti dell'associazione mi vorrebbero ancora segretario, ma abbiamo bisogno di crescere ancora, e se desideriamo correre dovrò probabilmente occuparmi di nuove sinergie da sviluppare nel corso del nuovo anno a venire. Ebbene, eravamo cresciuti già nell'anno precedente. Ricordate tutti che avrei voluto cedere la segreteria, ma voi non voleste ed accettai l'incarico anche per quest'anno. Vi dissi che mi sarei impegnato per il raddoppio degli iscritti e tutto ciò si è puntualmente verificato. Sapevo di puntare sui giovani della città, un'impresa difficile, sacrificante. Da 40 siamo divenuti 78 e abbiamo creato quel nocciolo duro di cui vi ho sempre parlato e che ci ha consentito di sviluppare nuova militanza e l'ingresso di nuovi dirigenti politici. Compagni e compagni, lasciatemi dire che in questo anno abbiamo rappresentato la straordinarietà della lotta politica e le iniziative si sono intensamente moltiplicate. Certo, avremmo voluto occuparci di temi locali, ma voi tutti siete al corrente che sin dall'anno precedente, con i digiuni intrapresi da Pannella, Rita ed altri, siamo stati costretti, pur essendo una piccola associazione, ad affrontare temi di politica nazionale che avevano riguardato esclusivamente la lotta non violenta per un ripristino di legalità, della giustizia, e direi non solo la giustizia. L'Italia è uno Stato criminale, delinquente e professionale, sono le parole di Marco. Nel nostro paese ci sono in corso quasi 11 milioni di processi civili e penali pendenti, con un'amnistia occulta, di fatto, che racchiude 190.000 prescrizioni all'anno. Ogni 4 giorni c'è un suicidio nelle nostre carceri. Detenuti e poliziotti penitenziari pongono fine alla loro esistenza. Siamo condannati dalla Corte Europea di Strasburgo per le continue violazioni di trattati internazionali cui abbiamo aderito e sottoscritto. Non ci sono alternative all'amnistia, che rappresenta la principale riforma strutturale e di sistema che ci consentirebbe di effettuare quelle ulteriori riforme in materia di giustizia attraverso misure alternative alla detenzione, con il completamento della riforma del sistema penitenziario. Il problema del sovraffollamento
delle nostre carceri è una vergogna tutta italiana. Siamo al 157% contro una media europea del 97%, penultimi in Europa insieme alla Turchia. A Napoli ci abbiamo creduto e successivamente al nostro primo congresso svoltosi il 17 dicembre del 2011 ne organizzammo un secondo nel marzo di quest'anno. In precedenza, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario tenutosi nel mese di gennaio, nel corso di una manifestazione davanti al Tribunale di Castelcapuano incontrammo l'onorevole Alfonso Papa, che personalmente ebbi modo di conoscere durante una visita ispettiva condotta in compagnia del senatore professor Luigi Compagni presso il carcere di Poggioreale. L'onorevole Papa trascorse 101 giorni nelle catacombe ed unendosi alla nostra battaglia lo invitai ad iscriversi alla nostra associazione e al partito radicale non violento, transnazionale, transpartito. Voglio ricordare che in precedenza anche il senatore Compagna si iscrisse per la Grande Napoli e dal partito radicale non violento, transnazionale, transpartito. Successivamente, con l'onorevole Papa, ci recammo in visita in altri penitenziari della Campania, il carcere di Santa Maria Capuavetere e la casa circondariale femminile di Pozzuoli. L'amicizia con Alfonso Papa mi spinse ad invitarlo ad iscriversi anche al Radicale Italiano e nel frattempo organizzammo nuove manifestazioni davanti al carcere di Poggioreale. Ormai eravamo con i compagni in piena fase di rivolta non violenta, un vero e proprio Satyagraha Gandhiano a sostegno dei digiuni di Marco Pannella. Poi ancora a Roma, davanti al Senato della Repubblica e dopo le esclamazioni del Presidente della Repubblica sulla prepotente urgenza, il 25 aprile ci recammo a Roma con un autobus 50 posti per la manifestazione nazionale organizzata dal Partito Radicale Non Violento, transnazionale e transpartito. Intanto cominciavano ad arrivare richieste di amicizia su Facebook, uno strumento che ci ha consentito di avviare un dialogo con i parenti dei cittadini detenuti. E fu così che alla nostra associazione si iscrissero famiglie di detenuti ed anche detenuti agli arresti domiciliari. I dati delle visite ispettive riguardo il sovraffollamento delle carceri erano disumani. Il 30% dei reclusi tra immigrati, tossicodipendenti, piccoli assuntori di sostanze e spacciatori. Ricordo che dall'inizio dell'anno intrapresi una raccolta di informazioni sul traffico di sostanze stupefacenti a Napoli e provincia, curando meticolosamente un dossier sulla vendita della droga e con i compagni capimmo che era giunto il momento di scendere in campo per denunciare il fallimento del proibizionismo ed in contemporanea alla proposta del nostro deputato radicale Rita Bernardini avviammo una raccolta firme per calendarizzare una proposta in Parlamento sulla legalizzazione delle droghe leggere, autocoltivazione e riduzione del danno. L'amnistia e l'antiproibizionismo sono perfettamente correlate. Quindi nei mesi di giugno e luglio ci lanciamo nelle strade di Napoli a raccogliere firme. In poco tempo oltre 1000 firme sull'amnistia ed oltre 3000 sulla proposta di Rita Bernardini. Io ricordo i tantissimi banchetti usciti in città nel corso dell'anno tra Napoli e provincia sono documentati sul nostro sito curato dal presidente dell'associazione Rodolfo Viviani.
e che sono facilmente consultabili www.perlagrandenapoli.org. Nel corso di un banchetto estivo a luglio, l'incontro con il sindaco De Magistris, a cui abbiamo spiegato le ragioni del fallimento delle politiche proibizioniste, quindi la necessità di ricorrere alla istituzione in città di narcosale salvavita ed una eventuale proposta alla regione Campania per il cannabis terapeutico da destinare agli ammalati di slam. Il sindaco si rese disponibile per un inizio di eventuali iniziative e ci confermò di volere partecipare a convegni e dibattiti. Al nuovo segretario che eleggeremo nell'assemblea che faremo nel pomeriggio, propongo di organizzare nei primi mesi dell'anno un convegno sulla cannabis terapeutica ed invitare il sindaco De Magistris. Nel mese di luglio l'insediamento dei nuovi vertici dell'AGCOM ed in quell'occasione organizziamo una manifestazione con la presenza del nostro senatore radicale Marco Perduca. E chi è? Per chiedere il rispetto dell'informazione da parte della RAI riguardo le iniziative radicali. Un'altra illegalità diffusa che si perpetua da anni e che rappresenta la mancanza di uno Stato di diritto senza precedenti. Nel penultimo comitato di radicali italiani dissi a Pannella che avrei trascorso tutto il mese di agosto in fila dalle 6 del mattino a sostegno delle famiglie dei cittadini detenuti del carcere di Poggioreale. In una riunione di fine luglio proposi questa iniziativa all'associazione, ma ahimè i dirigenti non condivisero, seppur in modo legittimo, la forma di protesta e con il supporto della sola militante Angela Micieri partimmo per questa nuova avventura. Il giorno 13 di agosto, nuovamente in visita ispettiva a Poggioreale con l'onorevole Papa e l'onorevole Farina, ed in quell'occasione verificammo che in alcune celle del padiglione Napoli e Milano c'erano dei detenuti a cui bisognavano interventi urgenti in ospedale. Nella giornata di Ferragosto, con il senatore Perduca e i compagni dell'associazione, visitammo il carcere di Secondigliano, il minorile di Nisida, il centro di accoglienza per minori e Colli Aminei e la casa circondariale femminile di Bossuoli. Poi di nuovo i siti, dalle 6 del mattino. Il rischio ne valse la pena, in quanto successivamente ad un'intervista rilasciata a Radio Radicale arrivò il riconoscimento di Adriano Sofri dalle pagine del quotidiano Il Foglio. Per me quello fu un momento di grande soddisfazione e ringrazio Adriano per averci ricordato in una delle più torbide giornate di agosto. Chiamai Rita Bernardini perché avrei voluto entrare nuovamente a Poggioreale per verificare le condizioni di salute di quei detenuti ammalati che avevo incontrato nella visita precedente con l'onorevole Papa. Rita, impegnatissima, in giro per le carceri italiane, mi rispose che sarebbe venuta a Napoli in fila alle 6 del mattino, ma fu impossibilitata a venire, causa di svariati impegni. Anche con Donato Salzano, segretario dell'Associazione Maurizio Provenza di Salerno, in compagnia con il consigliere regionale Donato Pica del Partito Democratico e Dario Barbirotti dell'Italia dei Valori, nel corso dell'anno avemmo una visita sempre a Poggioreale. Insomma, sono arrivato al punto di distruggermi fisicamente per amore del rispetto del diritto verso la dignità umana, che ho visto negare non solo ai reclusi, ma soprattutto a quelle centinaia di migliaia di famiglie di detenuti che affollavano quotidianamente quella stretta transenna della vergogna dalle 4 del mattino. Avrei voluto restituire la dignità umana alle famiglie. Ho pianto molto, davvero tanto. Le mie lacrime si sono confuse con quelle dei miei parenti.
ci ho rimesso tempo, soldi, e come se tutto ciò non bastasse, ho avuto anche la sfortuna di non essere presente al congresso di radicali italiani a novembre, bloccato per 2 mesi in un letto con un fuoco che mi ha bruciato anche l'anima. E li ringrazio, i miei parenti, per avermi confortato alla guarigione attraverso Facebook. Nelle giornate di martedì e giovedì di questa settimana trascorsa sono ritornato da loro per riabbracciarli e li ho invitati a venire qui stamattina. La lotta per la giustizia giusta dovrà proseguire e fino a quando avrò la forza proverò ancora a sostenerli. Ho concluso, compagni e compagni. Vi chiedo scusa se talvolta ho preteso di essere stato troppo esigente nei vostri confronti. Oggi confermo il rinnovo della mia tessera al Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale per l'anno 2013. Vi abbraccio tutti, indistintamente, e vi invito ad iscrivervi al Partito Radicale per proseguire la lotta non violenta, sempre dalla parte dei più deboli. E consentitemi di lasciare su questo podio per pochi minuti le mie tessere radicali affinché qualcuno possa fotografarle, hanno un costo di legalità, di libertà, di giustizia, di autofinanziamento, di nobiltà verso la politica. Non avrò pace fino al giorno dell'abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti e ai rimborsi elettorali. Vi prego di lasciare qualche euro nella cassettina fuori dalla sala. E viva i radicali, e viva Marco, e viva Emma for President, e viva tutti voi. Grazie, buon congresso. Ringraziare Luigi Mazzotta, prima di dare la parola al tesoriere Pietro Gaudioso, volevo salutare anche Annalisa Chico che è qui con noi del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, e dire anche che stiamo aspettando, è annunciata anche la presenza dell'onorevole Alfonso Papa e del senatore Luigi Compagna. Intanto la parola per la sua relazione al tesoriere Roberto Gaudioso. Buongiorno, allora anche la mia relazione sarà divisa in due, ragione perché oggi, diciamo, stamattina ci sono pochi iscritti e parlerò molto brevemente del bilancio, mentre la relazione sul bilancio la terrò oggi pomeriggio. Però qualcosina sul bilancio che comunque è importante la voglio dire, e anche sulla crescita. Abbiamo avuto una crescita praticamente esponenziale, totale, e abbiamo raddoppiato i nostri numeri, qualsiasi stiamo parlando sia di bilancio, sia di iscritti, sia anche di mobilitazione. Quest'anno non siamo stati mai fermi, anche quando le azioni sono state poi individuali, come anzi il segretario ci ha ricordato, e per quanto riguarda la lotta per l'amnistia, che praticamente ci ha occupato tutto quest'anno in modo quasi totale, l'unica forse eccezione come tempo rilevante, però ci siamo occupati di molto altro insieme, e è sicuramente l'antiproibizionismo e le raccolte firme che abbiamo fatto. Volevo semplicemente un pochettino, una piccola rettifica: il segretario è stato solo, è vero, solo, quasi solo, con Angela Miceli e le ultime settimane di agosto, e volevo invece leggere quello che Adriano Sofri ha scritto, perché secondo me è molto importante, non solo per quello che abbiamo fatto noi, ma proprio lì
come diciamo radicali, come punto fondamentale non solo per tutte le nostre tematiche. Poi parlerò un attimo dell'amnistia come diciamo dal punto di vista dell'idea, non solo di quello che abbiamo fatto noi con quasi 70 settimane a Poggio Reale, e penso che sia stato a livello di numeri e di risultati una cosa, forse non abbiamo altre associazioni radicali che hanno fatto una cosa del genere, e quindi io sono fiero diciamo della nostra mobilitazione e anche diciamo sicuramente gli iscritti, la crescita degli iscritti dipende anche da questo. Noi abbiamo sicuramente fidelizzato, abbiamo raccolto iscrizioni tra i familiari dei detenuti. Certo, questa cosa poi si è trasformata anche però in un'arma a doppio taglio per un'associazione piccola come la nostra, territoriale, che siamo diventati un po' monotematici, però c'è stato qualcuno che ha avuto la pazienza di ascoltarci e di conoscerci, e nelle carte di vetro vedrete anche un resoconto delle varie lotte che abbiamo fatto tutto quest'anno, vedrete quindi antiproibizionismo, riforme RAI, amnistia e carceri, integrazione e razzismo, diritti umani, perché ci sono state molte energie che abbiamo profuso nella nostra azione radicale anche quando nel silenzio più totale, o comunque quando diciamo ancora adesso non abbiamo ottenuto risultati, o magari questi, le fila di queste cose le riprenderemo l'anno prossimo, spero, in qualche modo. Mi riferisco soprattutto a integrazione e razzismo, ma so che diciamo sono in ottima compagnia e queste cose sono tutte condivise e da tutti. Dicevo, volevo leggere quello che ha scritto Adriano Sofri. Fa un caldo da morire. Ogni volta che pronuncio la frase, penso a una cella di galera e mi mordo la lingua. Fa un caldo da morire in una cella di galera. Ho riascoltato Radio Radicale, un militante di Napoli, raccontava che ogni mattina passano a Poggio Reale a trovare i familiari dei detenuti, che stanno in fila per strada dalle prime ore della notte, coi vecchi e bambini, ad aspettare di essere ammessi all'ora scarsa di colloquio. Ci arrivano esausti e mortificati, e devono mostrarsi sereni per incoraggiare i loro cari, i quali, a loro volta, non hanno dormito per il caldo e il rumore e la disperazione, e si sono bagnati i capelli e pettinati per sembrare sereni e incoraggianti. Il militante radicale raccontava di aver raccolto questa mattina 160 firme in calce all'appello sull'amnistia e 140 euro, quasi un euro per ciascuno dei firmatari, i quali avrebbero lasciato poi qualche altro euro, un po' di panni lavati, qualcosa da mangiare ai loro cari detenuti. Possono valere moltissimo 140 euro. Valgono tantissimo, perché a noi in cassa restano qualche spicciolo in più. Valgono tantissimo per noi che facciamo autofinanziamento in modo totale e ci finanziamo così per strada, con le iscrizioni, qualche contributo straordinario, ma in modo sempre esclusivamente privato. Abbiamo avuto grosse spese quest'anno. Abbiamo preso una sede che sì, è un buco umido e sporco e puzzolente. È vero, diciamo, anche, forse anche per vostra incuria, però diciamo c'è umiltà e puzza di umidità, è poco dire. No, è un basso. Però siamo fieri anche di quello. L'abbiamo preso nell'ottobre, novembre dell'anno scorso e l'abbiamo tenuto tutto quest'anno, e ci costa quest'anno 1.357 euro. Che? All'anno, quest'anno invece. No, detto all'anno. Al mese sono 100 euro circa.
Perché dicevo è importantissima questa piccola posta di Adriano Sofri? Perché è importante la lotta per l'amnistia? La lotta per l'amnistia è fondamentale per la giustizia, ma anche per lo stato sociale. Noi abbiamo visitato le carceri, abbiamo parlato dei detenuti, siamo stati con le detenute del carcere Pozzuoli. Ed è qualcosa di fondamentale, perché il carcere italiano è molto lontano da quello che sogniamo noi, da una casa trasparente. È un luogo dove le persone vengono gettate lì e dimenticate. Quello che dovrebbe essere una casa trasparente è un luogo oscuro, buio, dove l'illegalità dello Stato italiano si consuma. E quindi è con forza che abbiamo sostenuto questa battaglia, e con forza, con convinzione, perché poi, oltre, diciamo, lo sterminio praticamente, se contiamo i numeri dei suicidi negli ultimi 10 anni, è una guerra praticamente, c'è un numero che forse dovrebbe farci riflettere, un numero comunque, anche ne basterebbero pochi, anche se fossero solamente 3. Perché si uccidono le guardie penitenziarie? Cioè, chi ha comunque in qualche modo il potere istituzionale e il controllo, perché si uccide? Cioè, se quello che ha il potere si uccide, allora a questo punto i discorsi stanno a zero. Io non ho nessun dubbio rispetto alla fondatezza di una proposta di amnistia. Voglio ricordare poi che durante l'anno abbiamo seguito, da aprile in poi, le vicende di un altro nostro compagno radicale straniero, mauritano, che era stato arrestato perché lui è un militante, è il leader della lotta alla schiavitù tradizionale in Mauritania. Ce ne siamo occupati e siamo riusciti insieme, diciamo, ad altre associazioni, e lo voglio ricordare anche perché la Grande Napoli purtroppo se lo deve dire da sola rispetto a questa cosa. Perché noi questa cosa l'abbiamo, diciamo, siamo stati prima a denunciarla, abbiamo cercato partner, l'abbiamo trovati politicamente, l'abbiamo fatto, però non ci siamo più. Non fa niente, lo voglio ricordare per l'ultima volta, però lo ricordo con orgoglio, perché a questo punto la coerenza, diciamo, della nostra azione politica quest'anno ha una visione transnazionale. E scusate se per un'associazione radicale di 78 iscritti e territoriale è poco. Io non penso che sia poco, penso che sia fondamentale, penso che questa sia la direzione giusta, perché noi vogliamo fare anche di Napoli, vogliamo vedere una Napoli transnazionale, perché sappiamo che oltre il contingente, oltre, diciamo, le politiche nazionali, miopi, xenofobe molto spesso, Napoli affonda le sue radici nel Mediterraneo, e culturalmente io spero che l'anno prossimo avremo la possibilità di occuparci in modo molto più forte di questo aspetto, di una Napoli mediterranea, dei migranti, ma anche dei musulmani che sono in Italia, italiani o meno, e spero, io aspetto che arrivi anche il presidente, annuncio presidente e quindi invito la Rete Radicale, anche tutti gli africani che ci ascoltano, che sono a Napoli, se ci ascoltano. Tra pochissimo arriverà il presidente della comunità tanzaniana in Italia e ci porterà il suo saluto. Volevo ancora ricordare
la vostra lotta per l'informazione, perché quella è fondamentale. E io ricordo tra le prime proposte che feci quando sono arrivato qui alla Grande Napoli fu proprio una manifestazione che abbiamo fatto fuori ai cancelli della RAI in occasione di quello che abbiamo definito pogrom radicale, perché tutta l'informazione aveva dato informazione fasulla e disputi a pannella, vabbè, l'ho detto, volevo ricordare una cosa che forse qualcuno ha fatto ridere, però devo dire che a noi ha colpito tantissimo e ci ha ferito, è per quello che abbiamo anche in qualche modo deciso di agire e con orgoglio radicale, e quella volta siamo anche stati passati per la RAI, è stato un piccolo successo, eravamo pochissimi come sempre, eravamo sette persone, proprio sette persone contate. Certe cose non si devono fare, ma non si devono neanche dire, soprattutto bisogna dire che noi abbiamo il coraggio di essere pochissimi. E ieri c'è stato un annuncio, e lo dico anche veramente con orgoglio, e porto qui una spilletta. Marco Pannella ha proposto la rosa del pugno. Sì. Io sono contentissimo e io ci sono, assolutamente, arruolato. Però e ascoltavo anche il discorso di Rana Malati del 76. Ci vuole tanto coraggio, tantissimo coraggio ad essere in porta. Noi siamo stati. E quando Luigi parla da solo, anche quando noi abbiamo forse sbagliato ad andare a accorgersi nel dare, perché poi alla fine molto spesso è stato da solo per altri motivi, noi abbiamo fatto altri lavori, comunque ci siamo divisi i compiti e abbiamo lavorato tantissimo tutti, e ci vuole anche coraggio ad essere in due alle 6 del mattino a Poggio Reale con delle file chilometriche, ci vuole coraggio. E perciò io mi dico, io sto per concludere, perché poi farò il mio intervento, le mie proposte le tengo per il pomeriggio. Vi dico, per chi ci ascolta da Napoli, venite, siamo in pochi e con voi vogliamo essere ancora più pochi. Grazie. Stava scherzando, Era una provocazione. Certo, allora, prima va bene, io ho visto prima. Allora, datemi solo un minuto prima di dare la parola per i primi interventi degli ospiti che ci porteranno qui un saluto e spero anche un contributo al dibattito politico. Noi non ci dobbiamo abituare alla censura nei confronti dei radicali e quindi, insomma, questo è per il settimo anno consecutivo, nessun giornale napoletano riporta la notizia che c'è una assemblea radicale con parlamentari. Uno ci sta! C'è un piccolo giornale online di Fabrizio Ferrante che deve essere un po'. Però tranne Gloria De Napoli, che ha consentito attraverso la pubblicazione dei resoconti della lotta che noi abbiamo condotto in questo anno e mezzo per l'amnistia e per la giustizia, nessun altro giornale napoletano ci pubblica. Questa davvero è una storia che non può andare avanti così. Soprattutto non ti pubblicano quando la tua iniziativa è pura. Se fai una stronzata, magari. Vai. Ok, allora noi ci siamo sforzati, anche io ho passato più di 2 ore al telefono a parlare con direttori, vice direttori, caporedattori, sì, non c'è problema, cosa oggi non c'è nulla. Allora, non è che noi la RAI ci ha fatto 30 secondi e siamo contenti, no,
perché non è che noi dobbiamo andare là sotto a protestare, eccetera, eccetera. Volevo anche approfittare per salutare Marco Pannella, per fortuna stamattina l'abbiamo sentito alla radicale prima di venire qua, che ha sospeso il suo sciopero della sede che durava da più di 5 giorni, e appunto per riconquistare condizioni di legalità in questo paese, rispetto anche al processo elettorale, ma soprattutto rispetto alla giustizia, all'amnistia, eccetera. Quindi io da qua farei partire pure un applauso a Marco, e noi siamo con lui, siamo stati parte importante di questa lotta di Marco e continueremo. Quindi mi sono preso 2 minuti e do la parola a Giuseppe De Cristofaro, il segretario provinciale di Sinistra Libertà di Napoli, dopo Francesco. Io ringrazio molto per l'invito al vostro congresso di stamattina, ringrazio l'Associazione Radicale Napoletana e approfitto anche della presenza di Sergio Delia per salutarlo. Io ho condiviso con Sergio un'altra stagione parlamentare, nel senso che siamo stati colleghi in Parlamento nella scorsa legislatura e abbiamo anche condiviso alcune battaglie politiche nel corso di quella vicenda. Vorrei approfittare di questo spazio che mi date non semplicemente per rivolgervi appunto un saluto e un ringraziamento, ma anche per fare qualche considerazione politica, se posso, sulle motivazioni per cui ritengo che due esperienze politiche davvero differenti, come quella che in qualche modo rappresento io avete detto, sono segretario di Sinistra Ecologia e Libertà qui a Napoli, che l'esperienza storica del Partito Radicale e delle associazioni legate al movimento radicale italiano in qualche modo abbiano degli elementi di assonanza su alcuni temi secondo me assai rilevanti, e lo dico partendo da una considerazione di fondo su quello che è successo nel nostro paese nel corso di questi anni, almeno nel corso di questi ultimi 10 anni. Non c'è dubbio, ce lo siamo detti 1000 volte, il berlusconismo è stato, da questo punto di vista io non uno di sinistra, ne sono profondamente convinto, un grande disastro che si è abbattuto sull'Italia nel corso di questa lunga stagione politica. Non semplicemente per tutte le cose che sappiamo, per anche diciamo così il tragico epilogo, se posso dire così, ma anche perché il berlusconismo è stato proprio l'esaltazione massima dell'ipocrisia al potere, vizi privati e pubbliche virtù, corrotti di vario genere che poi in Parlamento votavano leggi per l'inasprimento delle pene, cocainomani di tutti i tipi che poi erano i grandi paladini del proibizionismo contro le droghe, divorziati e separati che facevano il family day, insomma, davvero una rappresentazione plastica, diciamo così, di un paese alla deriva morale, alla deriva sociale. E io penso che quello che è successo nel corso di questi anni in qualche modo ha segnato, diciamo così, un elemento di profonda corruzione, se posso usare questo termine, nella vita politica nazionale e anche della vita morale di questo paese. Però penso anche, ed è su questo che vorrei ragionare con voi, che anche alcune forme di anti-berlusconismo sono state drammaticamente insopportabili. Anche la sinistra italiana, che avrebbe dovuto nel corso di tutti questi anni, lo dico qui, ma non per captazio di benevolenza, lo dico diciamo così perché ne sono totalmente convinto, lo dico pubblicamente, posso dirlo nella sede dei radicali, in un giornale, come in mezzo a una strada o nel mio partito, anche la sinistra italiana nel corso di quest'anno è arretrata drammaticamente su tutta una serie di temi che riguardano innanzitutto, diciamo così, la grande questione delle garanzie, dei diritti, appunto, del garantismo, e in qualche modo ha messo in campo un elemento insopportabile di caduta culturale prima ancora che politica. Insomma, ci è piaciuto, diciamo così, esultare quando Berlusconi veniva fatto cadere non per via politica, come avrei voluto io, ma per via giudiziaria. Ci è piaciuto, diciamo così, arretrare drammaticamente rispetto ad alcuni temi di fondo che invece dovrebbero essere al centro della riflessione di una sinistra moderna che in qualche modo si fa carico delle complessità di questo paese. Sapete quali sono i risultati? Che quando noi, Sergio, abbiamo votato forse l'unico provvedimento serio che ha fatto il governo dopo 2 anni, quello dell'indulto, un pezzo assai significativo di popolo mio, di gente mia, di donne e di uomini della sinistra hanno guardato quel provvedimento come un errore, come un provvedimento sbagliato. Insomma, è possibile che io mi sono dovuto difendere di più all'interno dell'assemblea del mio partito, non in mezzo alla strada e in mezzo alla società, da un provvedimento come quello che non invece su altre vicende sulle quali legittimamente avrebbero potuto dirmi ma che combinate in Parlamento e che linea politica, diciamo così, mettete in campo. Io penso che dentro questa vicenda c'è tutta la sconfitta culturale nostra,
dentro alla vicenda secondo la quale la sinistra ha pensato di poter utilizzare appunto il giustizialismo come modo per uscire dal berlusconismo, è lì che si è consumata la sconfitta politica di quest'anno. Io penso che su questo noi dobbiamo rimettere in piedi una discussione e vi do atto di tenere aperta, diciamo così, la porta, di far sventolare la bandiera, di essere dai pochi, dai pochissimi, che nel corso di questi anni su questi temi non è arretrato. Appunto, penso che sia stata un'operazione molto meritoria. Ho apprezzato molto nel corso di questi anni le battaglie che avete fatto voi, che ha fatto Sergio con l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Io vorrei anche iscrivermi, se fosse possibile, all'associazione Nessuno Tocchi Caino, perché penso che sarebbe, diciamo così, un elemento di vicinanza, perché sento appunto su queste questioni, quelle dei diritti civili, quelle delle carceri, quello della lotta comune che credo dobbiamo fare per abolire una misura di tortura che esiste nella legislazione italiana, cioè del gasto, su altre vicende che in qualche modo segnano lo stesso tema della legalizzazione delle droghe, vedo un grande elemento di sintonia. Naturalmente so bene che ci sono temi, quelli che riguardano di più l'aspetto della politica economica, su cui abbiamo degli elementi di diversità, però io credo che possiamo anche gestire il dibattito sulle diversità, come dire, approfondendo le divergenze per ricercare i punti di unità, se posso dire così, parlando un po' in politichese, però sicuramente appunto con la consapevolezza che su alcune questioni di fondo che attraversano oggi la società di questo paese bisogna rimettere in campo un ragionamento nuovo che combatte la destra politica di questo paese, ma che dice anche alla sinistra italiana che su alcune questioni non si scherza, per cui appunto ripartire da alcuni caratteri di fondo che abbiamo tolto da mezzo colpevolmente perché ci servivano per far cadere Berlusconi, penso che sia stato un grande errore politico. E quello che succede oggi e la propaganda, diciamo così, di quart'ordine che fa il Fatto Quotidiano piuttosto che qualche altro giornale mi sembrano proprio la testimonianza del disastro in cui siamo caduti. Su questo io mi sento molto molto vicino alla vostra battaglia politica. Vi ringrazio molto. Veramente ti ringraziamo per questo intervento. Adesso, se posso, cioè, insomma, con le alleanze che state per fare vi troverete nella stessa condizione per cui con la sinistra che ci abbiamo, discutere di amnistia, di giustizia eccetera è un tema che è praticamente un tabù e speriamo che riusciremo ad andare avanti finalmente a convincere che questi, come hai detto tu, sono magari le uniche riforme serie che in un paese si fanno subito per poi passare alle cose magari meno importanti. Francesco Emilio Borrelli, che è già stato con noi in varie altre occasioni per portarci un saluto, a lui la parola. Grazie. Io credo che oggi ci sono tre temi, sono stato pure qualche volta fuori al carcere con voi, al carcere di Poggioreale. Sapete che voglio dire, io personalmente sono d'accordo al 70% con la battaglia sulla questione dei carceri, nel senso che non vorrei mai che si passasse da un estremo all'altro, cioè da un atteggiamento estremamente violento nei confronti dei carcerati che vengono tenuti in condizioni inaccettabili a farli diventare quasi delle vittime, visto che la gran parte di loro sta dentro per dei motivi molto gravi. Io ho seguito storie perché mi occupo anche, collaboro con associazioni che lottano contro la pedofilia, insomma mi riesce difficile provare pietà nei confronti di persone che commettono reati di quel tipo, che stuprano donne, che uccidono, camorristi, insomma una cosa è la vivibilità e la civiltà in assoluto, un'altra cosa è non distinguere più il bene dal male. Questo è un elemento, sapete, ne abbiamo discusso in più di un'occasione, nonostante ciò io sono venuto più volte fuori al carcere con voi perché ritengo che anche una bestia, bestia con rispetto nei confronti degli animali ovviamente, merita di essere, di passare la sua condanna in una condizione di dignità umana, perché in ogni caso questo lo prescrive la legge e la società dal mio punto di vista. Altra cosa è trasformarli in vittime, perché io non sarò mai... sarò sempre dall'altra parte della barricata, per capirci. Fatta questa premessa, invece voglio dirvi che
Lo scenario in cui ci veniamo a muovere sarà una riduzione ulteriore del dibattito politico sui temi che voi ponete. Se alla scorsa legislatura, oramai il gioco sembra questo, è rimasto fuori un pezzo della cultura di sinistra, mi riferisco a quella mia, quella di Peppe De Cristofaro, questa volta il giro torna e va in un'altra direzione, probabilmente, noi forse sempre, voi questa volta probabilmente resterete fuori, e io credo che non si farà nessun passo in avanti in questa direzione, dal punto di vista culturale e politico, perché il ragionamento non è, dal mio punto di vista, di cercare di migliorare il paese, ma tatticamente di governarlo. E questa cosa, secondo me, è il dramma vero del nostro paese in questo momento. Cioè l'idea che poi è prevalsa rispetto ai vent'anni di berlusconismo, aveva ragione Peppe De Cristofaro quando prima diceva che fondamentalmente anche all'interno del centro-sinistra si è creata una situazione di anomalia totale con delle parole d'ordine assolute. Cioè, noi siamo trovati a un certo punto che delle parole d'ordine culturalmente di destra le diceva la sinistra. Devo dire, raramente la destra ha dato delle parole d'ordine di sinistra, però a sinistra sono state dette delle cose per me inimmaginabili, mostruose. Il problema è oggi legato al fatto che in questo disastro di ricostruzione noi potremmo trovarci con dei pezzi culturali del nostro paese nuovamente esclusi da questo dibattito, e questo dal punto di vista numerico, anche se io non sono mai d'accordo con l'idea di autoesaltarsi nell'essere pochi. Essere pochi è un tema, è un punto di partenza, ma se si rimane in pochi non si incide. Non si incide a livello politico, non si incide a livello elettorale, non si incide a livello culturale. È vero che i radicali sono stati protagonisti di grandi battaglie, come quello ovviamente del divorzio e dell'aborto, però non si può rimanere con la testa che guarda a un'epoca che oramai è di decenni fa. Credo che i radicali e lo stesso Marco Pannella, che di fatto rappresenta lo stimolo maggiore ma anche un tacco rispetto al partito, che è sempre lui, ha creato un sistema per cui oggi secondo me non si riesce a scardinare e a far esplodere quella che è la cultura radicale, che io ritengo una delle più coerenti che esiste nel nostro paese. E concludo, cioè quando, ed è questo il grande tema, quando tu hai una figura carismatica che per 40-50 anni gestisce un partito, non emerge il fatto ad esempio che di tutte le inchieste, parlo dal punto di vista giudiziario, che forse i più titolati a parlare della moralità politica, non dovuta a delle leggi, ma dovute a comportamenti personali, perché le prime riforme partono da noi stessi, possono fare 3.000 leggi, ma se eticamente un partito e i suoi militanti, i suoi vertici, non sono persone che ritengono di partire da se stessi per avere determinati comportamenti, non si fanno le riforme. Allora, i radicali non hanno mai avuto, non sono stati mai coinvolti in nessuna epoca storica, parlamentare, sociale o culturale, in nessun scandalo di carattere di ruberie, sono stati prima a segnalare la vergogna dei finanziamenti come venivano dati ai partiti. Eppure, paradossalmente, la vostra cultura, che è coerente, cioè che è così, è sempre stata così, pare quasi scomparsa da un dibattito, e ne parlano soggetti che o hanno dimostrato di parlare bene e razzolare male, o sono arrivati da qualche giorno, mi riferisco ai grillini. Ma quello che oggi predicano i grillini, voi lo fate da sempre. Il problema è legato al fatto che, secondo me, c'è stata, non la prendete come una critica, prendetela come un'analisi, quasi quando la bellissima relazione della persona che mi ha, che il vostro tesoriere che prima, quando dice siamo in pochi, siamo contenti di essere pochi, ancora di meno. È chiaro che a quel punto non arrivate da nessuna parte, e dico non arriviamo perché io sono solidale, mi sento, e da solo sapete che la nascita dei Verdi è stata anche dovuta ai radicali, mi sento culturalmente e moralmente vicino a voi, ma non può essere l'obiettivo di rimanere in uno, non siamo ai Glander, ne resterà uno solo, perché questo non è soltanto un danno per voi, un danno per la società. La riduzione degli spazi democratici di realtà culturale e anche di rappresentanze, di figure carismatiche,
di radicali, verdi, ecologisti, pezzi della sinistra, eccetera, eccetera, non significa soltanto un problema per i soggetti direttamente interessati, ma per la società nel suo complesso. E sicuramente, e concludo veramente, io credo che a un certo punto politicamente ci sia un tempo per tutto. Allora, Pannella ha fatto un lunghissimo periodo e così via, che voi oggi abbiate come unico punto di riferimento, come principale punto di riferimento, ancora Marco Pannella, non perché non debba essere il padre fondatore, il padre nobile e così via, e non si sia creata neanche con Emma Bonino una figura, una nuova leadership. Questo secondo me oggi è un grande tema su cui dovete dibattere. È chiaro che non è la responsabilità mia, io vi do, come dire, un'analisi fraterna, anche assumendomi la responsabilità, vi ho detto le cose che forse non mi ha fatto piacere sentire, però io credo che questo è uno dei temi su cui dovete cominciare a dibattere, perché c'è bisogno di radicali nel nostro paese, c'è bisogno della cultura che voi praticate, c'è bisogno della lotta politica gandhiana che voi avete sempre predicato. C'è anche bisogno di Marco Pannella, ma probabilmente in un ruolo diverso rispetto a quello che fino ad oggi ha avuto. E c'è bisogno, perdonatemi, nel momento in cui si creassero delle condizioni politiche, come si stanno creando, di tentativo di marginalizzazione o eliminazione di alcune culture come la vostra, di fare massa critica con altri, voi non l'avete quasi mai fatto, tranne nell'alleanza col PD alle ultime elezioni. Però io credo che a un certo punto bisogna anche riflettere politicamente del primum vivere, perché noi non possiamo accettare, voi non potete accettare, l'idea che le cose vanno sempre nella stessa direzione e che se si decide a tavolino la fine politica o la marginalizzazione di un soggetto, alla fine questa cosa è nell'ordine della battaglia politica, come giustamente diceva Villani, che condivido pienamente, non si può accettare che i giornali non ne parlino. Non si può accettare, bisogna continuare a rompere le scatole, non si può accettare che le cose vadano nella stessa direzione. E quindi io credo che da questo punto di vista voi dovete avere, e io ovviamente sarò sempre al vostro fianco, d'altro canto ho fatto pure delle belle riunioni a Intravegna davanti a una birra, noi dobbiamo avere il coraggio e la forza di non arrenderci alla deriva anche culturale del nostro paese e alla scomparsa graduale di alcune culture, o addirittura che arrivino oggi dei nuovi soggetti che non hanno nessuna titolarità, perché sono tanti anni a determinare una cultura, non pochi giorni o un effetto domino. E credo che da questo punto di vista i radicali siano fondamentali, soprattutto poi in una città come quella di Napoli. Grazie. Allora, il dibattito su Pannella, figura di stare tra radicali, ci potresti invitare a nozze, per quanto mi riguarda, però fatti dire una cosa, ma come te lo spieghi che è l'unico politico italiano che ancora oggi, alla sua età, non può andare in diretta televisiva, e se dopo la 50ª sentenza dell'autorità, eccetera, la RAI lo manda in trasmissione a porta, sto parlando dell'ultima volta, gli registra la trasmissione e poi gliela manda rimontata dopo 11 giorni, quando ormai quell'argomento di cui voleva parlare Marco aveva perso tutta la sua attualità. Allora magari il vecchio sarà stato lì, ma per quanto mi riguarda fa ancora parecchia paura, come facciamo parecchia paura noi radicali e anche magari i vecchi. Io penso che adesso non è detto che dobbiamo scomparire, questa è una situazione in cui dipende anche dalle condizioni di legalità che noi riusciremo a riconquistare, ma nei prossimi giorni avere un Parlamento che non sono sciolte le Camere, che non sa il sistema elettorale magari adesso, cioè questi sono ragionamenti magari che noi anche nei prossimi giorni potremmo continuare a fare, vedere come possiamo evitare magari l'estinzione di queste culture politiche che noi rappresentiamo. Comunque non la voglio fare lui. Io voglio dire, prima di... devo salutare l'onorevole Alfonso Papa che ci ha raggiunto, iscritto all'Associazione Radicale Popolare Napoli. E allora, ci sarà durante la giornata la costituzione di un circolo, benissimo, ho detto la parola giusta, di Nessuno Tocchi Caino a Napoli, perché abbiamo pensato che era il momento. Noi non abbiamo, come associazione, non abbiamo circoli, cellule, cose delle altre
situazioni della galassia radicale. Abbiamo sempre avuto il segretario dell'associazione iscritto sia Radicale Italiano che al Partito Radicale Transnazionale, quindi più o meno poi supportavamo le iniziative delle altre associazioni, però con il suo Tocchi Caino e salutiamo chi va via, abbiamo pensato che era il caso, perché Sergio De Lia insomma è un combattente della lotta per i diritti umani, eccetera, siamo felici di averlo qua con noi stamattina e quindi gli diamo la parola. Grazie Rodolfo e grazie Luigi per questo invito, messo così, insomma, dopo i due interventi, diciamo, di ospiti esterni, insomma, un po' mi sento di, mi sembra che mi fate intervenire tra gli ospiti esterni. Perché non sono iscritto. Ma guarda, non mancherà, credo, perché già vedo lì il cervello, il resto, che hai già detto che non esci vivo da qui. Se... Direi che lo farei anche a mio titolo da iscritto anche a questa associazione, a cui io tengo molto. Tengo molto non solo per quanto ricordava Luigi di 3 anni fa, se non sbaglio, quando ho partecipato, oltre a questa, l'unica altra occasione di vostro congresso e incontro, un po', non so, con lo spirito di chi voleva in quella occasione di 3 anni fa tentare di tenere assieme una realtà radicale a Napoli che era in quel momento, come dire, come minimo, insomma, divisa. E io credo che lo sforzo che il segretario dovrà fare, eletto da questo congresso, è quello di non solo raddoppiare gli iscritti, come ha fatto Luigi e il tesoriere grandioso in questo ultimo anno politico, ma anche con lo spirito di tenere assieme la baracca radicale qui a Napoli, quindi anche con persone che in questo momento magari non sono in questa aula e che io credo debbano essere con voi. Io colgo l'occasione anche perché poi ringrazio ovviamente, qui sono anche per questo, perché voglio corrispondere a questo vostro, non annuncio, neanche impegno, perché è un impegno che già ha avuto, come dire, realizzazione concreta, quella di creare anche qui a Napoli un circolo di Nessuno Tocchi Caino. Direi che sarei venuto comunque, ma ci vengo ancora, sono venuto ancora più con, non soltanto con attenzione, ma anche con gratitudine, perché io credo che la battaglia di Nessuno Tocchi Caino non è solo una battaglia transnazionale, è anche una battaglia che coincide esattamente con il vissuto vostro, nel senso che tra le associazioni radicali in giro per l'Italia credo che la vostra sia stata quella più presente in, in questo ultimo anno e mezzo sulla battaglia non violenta di Marco Pannella, di Rita Bernardini, in primo luogo di Irene Teste, per legalizzare la giustizia, le carceri. Io direi innanzitutto il nostro paese, perché la giustizia, non solo perché il carcere, come ci ricorda Voltaire, è quel luogo visitato il quale si decide se si vive in un paese civile o meno, ma perché credo che la giustizia è il pilastro della vita civile di un paese. Possiamo dire che gli stati si sono edificati proprio per amministrare giustizia, cioè per regolare i conti che possono esistere in una comunità, in una società, tra un cittadino e l'altro, si sono edificati su questi. Quindi quando noi diciamo riforma della giustizia, in realtà diciamo la riforma prioritaria, principale di un paese, di uno Stato, perché lo Stato sia giudicato, valutato essere o meno uno Stato democratico, uno Stato di diritto. Ma ho ascoltato gli interventi degli ospiti, io ringrazio Pepe Cristoforo che con il quale ho condiviso 2 anni di esperienza parlamentare, devo dire che è stato un buon deputato lui, non solo perché era molto presente e interveniva spesso alla Camera dei Deputati, ma anche perché era, interveniva con lo spirito e con le idee che oggi ci ha rappresentato. Non è che lui è venuto qui
per dirci no, era in sede radicale, allora ha tirato fuori i temi radicali. Lui lo ha fatto, lo ha fatto in Parlamento. La campagna anche parlamentare sull'indulto del 2006, che per noi e per loro, parlo di Peppe Stoffer, ma anche quelli che allora erano Rifondazione Comunista, era anche per l'amnistia, e quella è stata una proposta di legge che è stata passata sull'indulto monca, perché mancava dell'altra gamba che di solito accompagna non gli atti di clemenza, perché per me così non sono, ma gli atti di buon governo di una situazione intollerabile, che non è solo quella delle carceri italiane, ma anche quella dei tribunali italiani, perché se esiste il sovraffollamento carcerario, esiste il sovraffollamento anche giudiziario dei tribunali, e la proposta di amnistia indulto, che è una proposta unitaria, unica, serve a superare appunto il sovraffollamento sia delle carceri che dei tribunali, per tornare la giustizia ad essere amministrata secondo regole di Stato democratico, secondo regole di uno Stato di diritto. E qui in questo caso ci tengo moltissimo. Parliamo di amministrare la giustizia, spesso si dice fare giustizia. Io dico di no, è sbagliato dire fare giustizia, perché comunque c'è un elemento violento nel fare giustizia, nel dire c'è il reato e allora bisogna fare giustizia. È una reazione violenta quella che questa frase sottintende. Io credo che bisogna rendere giustizia, la differenza è proprio tra il rendere, che è un dono, e invece il fare giustizia, che è una reazione, è un atto violento, secondo me è un concetto assolutamente fondamentale. Allora, Francesco Borrelli, che è il coordinatore regionale dei Verdi, se ho capito bene la qualifica, diceva distinguere, io sono al 70% d'accordo con voi, perché non mi convincerete mai, bisogna sempre distinguere il bene dal male, e ha citato quelli che sono in carcere per reati gravi, la pedofilia, i camorristi e cose eccetera. Beh, io tendo sempre a diffidare a chi pone le questioni in termini di contrapposizione tra il bene e il male. La lotta tra il bene e il male è una lotta violenta che ha sempre prodotto, insomma, disastri nella storia dell'umanità. Quindi non c'è il bene da una parte e il male dall'altra, ma questo accade nell'esistenza, nel vissuto, nel comportamento di ognuno di noi, dove il bene e il male convivono. C'è una parte di noi che possiamo classificare nella parte, insomma, cattiva, una parte quella buona, in realtà è il vissuto, la storia, l'esperienza delle persone che poi nella condivisione, nella propria essenza, nei propri comportamenti tra bene e male si sceglie, grazie al caso, alle fortune o alle occasioni che la vita ci offre, di far prevalere la parte migliore di ognuno di noi. E qui è un riferimento, direi, autobiografico. Se io fossi stato un cittadino non di questo paese, ma di uno stato della federazione americana, penso al Texas, probabilmente io non ci sarei più, sarei stato un condannato a morte, magari anche giustiziato, ed è qui il punto. Allora io, siccome l'esperienza o è un fatto interiore oppure non lo è, allora io, qual è la mia esperienza? È l'esperienza di una vita violenta che indubbiamente vi è stata, in cui io ho concepito, ispirato, nutrito da una filosofia, ma anche da una dottrina politica, che è quella per cui la violenza è levatrice della storia, per cui il fine giustifica i mezzi. Di questo noi ci siamo alimentati, ma non soltanto noi violenti, noi che abbiamo fatto l'esperienza della lotta armata nel nostro paese, ma era una cultura politica.
secondo me non sopita, non finita del fine che giustifica i mezzi. Ebbene, la mia esperienza dice che è il contrario, che in realtà i mezzi che noi usiamo nella nostra lotta politica, in realtà i fini li prefigura, i fini sono in qualche modo determinati, predeterminati dal mezzo che si usa per conseguire. Il fine può essere più nobile, la giustizia, la libertà, il bene, appunto, ma se il mezzo che si usa per conseguire non è giusto, non è appunto non violento, non è buono, e allora il fine viene pregiudicato. Certo, l'incontro, l'esperienza carceraria innanzitutto, cui per me, io lo dico spesso quando mi capita di discutere, di parlare in pubblico e dire, beh, insomma, per me il carcere, il momento della carcerazione è stata una liberazione, sembra assurdo dirlo per chi conosce oggi l'esperienza, fa l'esperienza del carcere, per cui finisce in una cella e vive in quella cella una situazione strutturale, non perché esistono alla porta torturatori che entrano e ti massacrano, eccetera, ma è la condizione strutturale del carcere di oggi, è quello di un luogo di tortura. Poi capita anche oggi che ci siano persone assassinate in carcere perché appunto vittime di atti di tortura nel senso tradizionale del termine. Per me è stato invece un momento di liberazione da che cosa? Da quella esperienza che mi aveva nutrito e per cui coerentemente, tra virgolette, io avevo praticato della fine che giustifica i mezzi, fino a concepire l'omicidio politico come momento di liberazione. Ebbene, qui l'incontro con i radicali è per me, ma soprattutto l'accoglienza che Marco Pannella innanzitutto, ma io dico il partito, ormai sono 26 anni che io sono nel Partito Radicale e non dimenticherò mai quel momento in cui io, uscito da una cella del carcere di Rebibbia, mi recavo al congresso per la prima volta nella storia, credo, del trattamento, del sistema trattamentale dei detenuti, che è un detenuto con, gli viene concesso un permesso premio per partecipare al congresso di un partito politico, per compiere quell'atto simbolico, ma politicamente da tutti ritenuto significativo, e cioè quello di consegnare al partito della non violenza l'organizzazione violenta prima linea di cui io ero uno dei dirigenti. E questo è stato un momento per me, ecco, quello era il luogo dello Stato di diritto, era il luogo della democrazia, che in quel momento concepiva, sì, ci può essere la parabola del figlio al prodigo, tutto quello che si può richiamare in termini di, come dire, di esempi, no? Per cui si accoglieva chi insomma, era andato via da casa e vi ritornava, e quindi c'era quel tipo di accoglienza, ma era l'esercizio da parte di un partito non violento come il Partito Radicale del livello, del grado massimo di rispetto di una verità con la V maiuscola, minuscola, elementare, e cioè che l'uomo della pena può essere, può divenire una persona diversa da quella del delitto. E questa diversità e questa, io dico, innocenza, non che non è sinonimo di estraneità al delitto, ma di una nuova vita, di una innocenza rinnovata, ritrovata dell'uomo che ha espiato la pena rispetto all'uomo che ha commesso il delitto, beh, diventava in quell'uomo del Partito Radicale appunto non solo riconosciuta, ma esercizio pieno di una concezione della giustizia come dono e non come fare giustizia, e fino all'accoglienza massima che mi ha consentito di essere io titolare di tutti i diritti civili e politici. Molti miei compagni che non hanno avuto la fortuna di incontrare Marco Pannella e il Partito Radicale sono, come dire, loro che hanno vissuto fuori dal carcere la clandestinità come scelta e regola di vita,
finito ad espiare la pena, sono ritornati nella società, cioè di nuovo nella clandestinità, cioè costretti a nascondersi, a negarsi, a non dire nei propri rapporti di lavoro, sociali, eccetera, di essere stati carcerati. Ebbene, questo non è avvenuto, e non soltanto nei miei confronti, ma nei confronti anche di altri ex carcerati che hanno avuto la fortuna di incontrare il partito radicale. Detto questo, direi che ho detto tutto, e il senso della mia storia e della mia presenza qui. Aggiungo solo un paio di cose. Io credo che, rispetto anche alle cose che sempre Borrelli ha detto, Marco Forio non ha mai trovato, ha cercato di praticare un'alternativa alla sua leadership. Beh, se io conosco una persona che nella sua vita ha cercato sempre ed esercitato un principio fondamentale che rende forte un'organizzazione politica e la rende, come dire, duratura, dura nel senso della durata, è proprio Marco Pannella, il quale nella sua vita credo che abbia avuto solo un incarico di governo, diciamo, interno al partito, quando ha fatto il segretario nazionale con vice segretaria Maria Teresa Di Lascia, e credo anche Rutelli, che ci fosse Quagliariello, eccetera. Dopodiché non ha avuto mai incarichi istituzionali formali all'interno del Partito Radicale. Per quanto riguarda il governo esterno, non è mai stato al governo di nessun governo europeo o italiano con incarichi da ministro, da sottosegretario, eccetera. Avuto solo stato presidente di una municipalità, di una circoscrizione, quella di Ostia a Roma, ma per un anno e mezzo, perché lui ha sempre cercato di far crescere, proprio per far crescere il partito, di far crescere all'interno del partito leader, persone che potessero esercitare la leadership, per cui oggi forse la classe dirigente italiana, con segretari addirittura di partito, uomini di governo, sono venuti fuori da questa scuola, cioè quella di una scuola per la quale il partito ha una durata, ha la possibilità di vivere nella misura in cui non esiste un uomo solo al comando, ma esiste l'esercizio ricercato, direi quasi scientifico, di nuove responsabilità per avere nuovi leader. Così anche oggi io credo che il Partito Radicale, gli iscritti al Partito Radicale, i militanti radicali, tutti oggi preso uno a uno, abbiano la capacità, proprio perché vengono da una scuola che ha avuto una sua durata, di poter assumere ruoli di governo non soltanto in un territorio, in una città, in una regione, ma anche a livello nazionale. Io credo che valga anche per molti di voi che sono in questa sala. Ebbene, questo è il frutto di un metodo praticato nella durata, negli anni, dalla storia, dal comportamento e dal modo di concepire la politica, cioè concepimento, cioè di creazione sempre di nuove possibilità, non soltanto di idee, ma anche di delle gambe sulle cui le idee marciano, che sono poi i compagni e le compagne, i militanti radicali. Quindi io vi auguro davvero di lavorare questo anno che viene con la stessa intensità con cui voi avete fatto nell'anno scorso, attraverso le responsabilità formali che voi vi darete, e con l'attenzione non soltanto alla questione del carcere e della giustizia, che ripeto sono questioni prioritarie del nostro paese, che segnano, connotano la vita civile di un paese, ma anche, ho sentito anche delle proposte, allargando, coprendo altri fronti, che sono per il suo, proprio perché la grande Napoli, direi che sono per loro natura
quantomeno euro-mediterranei, transnazionali nel senso delle nazioni che, no, si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo, recuperando anche le analisi e le proposte radicalissime che il vostro concittadino Aldo Loris Rossi ha fatto negli anni e continua a fare proprio sull'euro mediterraneo. Io credo che in questo modo voi siete, non soltanto sarete di più di quanto non lo siate oggi, e comunque una delle associazioni più vive, dal punto di vista associativo, più forte che esiste in Italia, ma io credo che voi non dovete limitare la vostra forza, anche perché ci aspetta un anno durissimo a partire dai prossimissimi mesi dell'anno che viene, con l'annuncio, proposta più che annuncio, che Marco Pannella ha fatto ieri sera in riunione a Roma, cui ci saremo, propongo che siano presenti e siano sostenute liste denominate, certo, liberali, socialisti, radicali, laici, e poi abbiamo aggiunto ecologisti, perché credo che sia un connotato anche della nostra storia, le prossime elezioni, con il simbolo della rosa nel buio, che io porto qui, peso una catenina esattamente da quando sono nel Partito Radicale, da 26 anni, perché la cosa più emozionante per me di quell'assemblea, di quel congresso radicale, è stato allora signora anziana, che oggi purtroppo non c'è più, che se l'è tolta dal suo collo dopo la consegna di prima linea al partito della non violenza, me l'ha presa al collo. Ed è una rosa. Ringrazio sempre per questo. Sergio D'Elia è un altro militante radicale, come prima ho detto di Marco, che è vietato agli italiani. Io sono felice che oggi ci sta YouTube, pure per questo, perché quel video, quella pagina di Sergio che appunto si consegna, che arriva lì al congresso del Partito Radicale, è una pagina che tutti gli italiani dovrebbero conoscere, per appunto magari ricordare, o per la prima volta venire a contatto con una storia che gli è stata negata. Oggi? No, ma certo, appunto, poi non hai la possibilità magari di replicare, quindi vabbè, ma non. Allora, per un momento chiudiamo con gli ospiti e adesso nel dibattito generale appunto di questo congresso diamo la parola all'onorevole Alfonso Papa, che davvero ringraziamo per essere qui anche oggi con noi, perché noi diciamo che siamo fieri di avere aperto un laboratorio politico che ha un metodo libertario e che appunto propone delle iniziative politiche, le porta avanti con chiunque ci sta. Alfonso Papa è stato con noi e ci ha dato anche la forza di credere degli elementi, insomma è stato uno scambio che è durato ormai, dura da un anno, tutto l'anno, e quindi davvero ci fa piacere dargli la parola adesso al nostro congresso. Io vi ringrazio per questo invito. È per me sempre una gioia partecipare alle riunioni, questa è una riunione importante, di Radicali per la Grande Napoli. Con Luigi Mazzotta abbiamo ormai in corso un cammino che è un cammino di amicizia, un cammino di condivisione, un cammino
almeno se mi consentite, di affetto, che non si può e non si deve concludere. Dico questo perché all'amico Viviani, allora rinnoviamo la tessera, ci iscriviamo, nessuno tocchi Caino, portiamo le nuove iscrizioni, nessuno tocchi Caino, ci sono tanti motivi per i quali l'onorevole Capo è oggi qui presente, ma il motivo principale è quello di ricordare a tutti quanti voi presenti, all'amico Viviano, al quale faccio i migliori auguri compiacendomi della sua presenza nel direttivo nazionale dei radicali, che è un qualcosa che ci dà gioia sia come liberali e radicali sia come napoletani, se posso dire. Dobbiamo però continuare questa battaglia, perché in realtà vi devo dire, non essendo io particolarmente affezionato, ecco, né a mozioni degli affetti né voli pindarici, che la stagione che ci aspetta è una stagione molto molto strana, molto molto pericolosa, molto molto delicata. Intendo dire che, atteso che abbiamo tutti capito che il vero problema che aspetta l'Italia l'anno che verrà è un problema tutto di carattere economico, atteso che noi possiamo adoperarci per fermare il declino, sapendo che il declino è un declino strutturale e che non viene bloccato con formule e con clausole, atteso che credo che a tutti sia chiaro che la situazione attuale degli assetti dell'economia europea hanno penalizzato e penalizzano fortemente l'Italia, e chiunque vi parlerà delle prospettive di politica economica vi dirà sempre e comunque che bisogna continuare a fare i sacrifici, mi chiedo e vi chiedo quali sono gli altri argomenti sul tappeto per la prossima campagna elettorale. Voi dovete fare molta attenzione perché appartenete, come io appartengo, a una società che ormai è stata educata alla ginnastica dell'obbedienza. Noi abbiamo una campagna elettorale che si sta giocando solo ed esclusivamente su tattiche, su alleanze, su schieramenti. Vi è una totale mancanza di contenuti, al di là degli aspetti dell'economia. I diritti civili sono stati sostanzialmente dimenticati, abbiamo, possiamo dirlo, il serio e fondato pericolo oggettivo che nel prossimo Parlamento possano non essere presenti parlamentari realmente sensibili a temi come quello del carcere, come quello della carcerazione preventiva, come quello dell'amnistia, che è il vero motivo per il quale questa legislatura si chiude nel disdoro più assoluto, dopo le illusioni, gli inganni che sono stati portati avanti per troppo tempo. Noi abbiamo questo concreto, reale pericolo che ci aspetta. Questo pericolo credo ci debba e ci possa spingere a coltivare un sano radicalismo di fondo, a combattere contro il giustizialismo strisciante che parla alla pancia degli italiani, che non vuole parlare alla testa degli italiani, perché li sta in maniera sapiente attraverso i vari Grillo, vogliamo dirlo, attraverso i vari De Magistris, che molti hanno blandito e continuano a blandire. Stanno educando tutti a questa ginnastica dell'obbedienza. Io sono sicuro e mi auguro che all'interno del movimento radicale non si insinui anche lì questo germe, questa malattia, e lo dico perché a chi come me capita di avere molti contatti con realtà straniere, con realtà anglosassone, con realtà atlantiche, non sfugge che il tema del carcere, il tema della giustizia, è oggi un tema che viene valutato in paesi meno
vicini o più vicini al nostro, come un tema che tocca i diritti civili, non tocca cioè le esigenze di quella minuscola parte della popolazione che viene considerata oggi nell'immaginario collettivo una sorta di feccia umana da custodire nello sversatoio delle paure e delle angosce di una società malata che si chiama carcere. Dico questo perché noi oggi possiamo e dobbiamo dire che questa legislatura si chiude con la totale assenza del tema dell'amnistia, sia nella fine di questo dibattito, sia nell'incipit della campagna elettorale che verrà, nella consapevolezza che noi abbiamo, come giustamente diceva Sergio De Lia, che l'amnistia da tempo viene posta da Marco Pannella come un tema di buon governo, non come un tema di atto umanitario, perché se tu devi mettere mano a un provvedimento come l'amnistia per far fronte a una realtà carceraria nella quale ogni 5 giorni hai sostanzialmente un suicidio all'interno delle carceri italiane, tu ti poni rispetto al tema dell'amnistia come ti poni rispetto a un'emergenza umanitaria per far cessare la perdita di vite umane. Devo dire che partecipando l'altra sera alla presentazione di un bel libro scritto da una dirigente radicale, da una militante radicale, Annalisa Chirico, che ha scritto un bel libro che si intitola Condannati preventivi, io ho avuto modo di, partendo assieme a Marco Pannella, di considerare come i tempi sono cambiati in peggio e quindi dobbiamo organizzarci. Dico questo perché? Perché quando negli anni Ottanta, con un gesto coraggioso, che non era un gesto isolato, ma faceva parte della linea di azione dei radicali, rispetto a una vicenda eclatante come la vicenda Tortora, che fece un periodo di carcerazione preventiva che suscitò grande scandalo all'epoca e all'epoca portò, tra altri argomenti, a un evento unico nella storia italiana come il referendum per la responsabilità civile dei magistrati, altro grande atto di tradimento della politica rispetto alla volontà plebiscitaria del popolo italiano. E quando all'esito di quell'esperienza, per la quale ricordo Enzo Tortora venne sottoposto ad una carcerazione preventiva che ebbe un periodo che equivaleva a circa un quarto del periodo di carcerazione preventiva che ha riguardato la mia persona, per fare un esempio, in costanza di processo, Marco Pannella, con un atto coraggioso, ma un atto estremamente coerente rispetto alla linea dei radicali, candidò Enzo Tortora. Questo ricordo, un ricordo oggi di grande attualità, lì dove notiamo come all'interno dei partiti, questo possiamo denunciarlo, esiste una tale pressione e un tale condizionamento, spesso acritico, da parte di un'opinione pubblica sempre più acritica e sempre più orientata dagli organi di informazione, da quello che definiamo il circuito mediatico, che, avendo inventato uno slogan per tutti, che è quello degli impresentabili, per fare degli esempi, addirittura porta molti leader di partito a porsi seriamente il problema se candidare o meno persone che vengono considerate delle vittime, dei perseguitati, ma che forse è meglio non candidare perché la gente non capirebbe. Abbiamo cioè la politica che non riesce più a svolgere una funzione propulsiva nei confronti della società, ma ne recepisce gli umori peggiori, ne recepisce quell'umore di pancia che viene poi inoculato a sua volta anche da parte della politica. Se le cose stanno così, e se voi non volete essere anche voi educati a quell'etica dell'obbedienza che porta alcuni sindaci a cacciare a calci tutti quelli che indistintamente, funzionari, soggetti con cariche pubbliche,
all'interno di un comune, all'interno di una giunta, non la pensano come loro, che porta alcuni pubblici ministeri a diventare da pubblici ministeri sindaci e cacciare a calci nel sedere altri pubblici ministeri divenuti assessori perché non la pensano come loro. Potremmo parlare di prefetti, ma non è il caso. Che porta a dover avere vergogna nel discutere o meno del tema del garantismo, che ha portato il sottoscritto a dover spiegare al rappresentante della Commissione Giustizia del Congresso americano, con il quale oggi è più facile parlare che non con l'avvocato Buongiorno, che cos'è il giustizialismo, perché in paesi dove la giustizia funziona un termine del genere risulta di difficile comprensione, perché in quei paesi la parola giustizialismo viene abbinato a forme estremistiche e razionali in quanto tali incompatibili con la giustizia che dovrebbe rappresentare, no, il simbolo dell'equilibrio nell'azione di uno Stato. Se le cose stanno così, io credo che si ponga un problema concreto di militanza, di attenzione, di presenza all'interno di una campagna elettorale che, ripeto, sarà scandita da guru dell'antipolitica diventate da comici figure catodiche da web che impongono all'elettorato di votare candidati senza nome, da neodemocristiani che in maniera, devo dire, abbastanza dorotea uniscono l'ingratitudine e l'opportunismo a schemi politici che vanno oltre gli schemi più retrivi presenti in partiti tradizionalmente centristi, da forme di estremismo che condizionano ma in maniera giustizialista il Partito Democratico. E allora, se le cose stanno così, io credo che vi debba essere una forte mobilitazione per evitare che il prossimo Parlamento sia un Parlamento forse altrettanto carente di quello che lo ha preceduto, ma se possibile ancora più anonimo. E in questo anonimato che muoiono i diritti civili, e in questo anonimato che probabilmente una possibile consegna pacifica di una realtà eversiva, quale quella a cui faceva riferimento l'amico Sergio D'Elia, correrebbe il rischio di non fare neanche più notizie. Voi qui parlate di militanza, parlate di diritti civili, avrete notato che su questi temi vi è un grande disinteresse da parte degli organi di informazione. L'unico modo per supplire a questo disinteresse è un'azione di militanza, è un'azione di militanza liberale che vada oltre gli schemi, oltre le etichette del partito, che vi porti a vedere anche nella lucida follia di chi ancora insiste nella ricerca di un vero liberalesimo di cui l'Italia ha bisogno, di chi magari andando controcorrente combatte contro una certa Europa dei burocrati, di chi continua a cercare la quadra tra la tecnocrazia e la tutela delle libertà, che credo possa essere individuato facilmente e purtroppo per esclusione all'interno dell'arco costituzionale e al di là di coloriture politiche di varia natura. Se voi avrete questa capacità, se voi avrete questa intelligenza, se avrete questa voglia di militanza che vi potrà portare ad accompagnarmi, se lo riterrete, il 24 dicembre nel carcere di Poggioreale a fare visita ai detenuti, voi potrete unirvi e diventare protagonisti di una battaglia di libertà che forse non ci vedrà vincitori, ma che continuerà a vederci come veri partigiani che continuano a combattere in una società che altrimenti va verso una massificazione educata a quella ginnastica dell'obbedienza e a quella perdita di senso critico che sono il grande dono che
che l'attuale politica corre il rischio di fare ai giovani che verranno. Grazie. Davvero per questo contributo, e penso che sicuramente valuteremo le tue proposte e vedremo poi. Io spero che ci saremo, perché non è una tradizione radicale quella di passare il Natale con i detenuti. Magari vediamo se viene pure Marco una volta a Natale, perché a Ferragosto a Natale sarà sempre un po' generale, un po' che non si fa vedere, ma comunque ci organizzeremo. Allora, io avrei Mario Barone come ospite, però spero che spero che il professor Compagna ci riconceda altri 10 minuti prima del suo intervento. Va bene, allora Mario Barone, presidente di Anticone, professor Compagna, che ringraziamo perché è stato con noi per tutte le tante manifestazioni che abbiamo fatto insieme, e poi il lavoro che fanno loro è preziosissimo. Io spesso è proprio dai loro siti che cerco dati aggiornati sulle carceri. Va bene. Innanzitutto grazie per l'invito. Data la natura congressuale di questa giornata, mi limito a dei saluti, non prima però di aver evidenziato alcuni elementi che riguardano la situazione delle carceri in Italia. Allora, un primo dato è il sovraffollamento. Sta per avvicinarsi gennaio e vorrei ricordare che il 13 gennaio del 2010 il Ministro di Grazia e Giustizia dichiarò lo stato di emergenza delle nostre carceri. Tra poco sono 3 anni e vorrei fare un bilancio di quella che è la situazione delle nostre carceri tenendo presente i dati. Quando venne dichiarato lo stato di emergenza delle carceri, in Italia c'erano 64.000 detenuti. Nel frattempo c'è stata una legge, la legge 199 del 2010, che stabiliva la possibilità per il detenuto di trascorrere l'ultimo anno di detenzione presso il domicilio, e c'è stata la cosiddetta svuota carceri, che mi sembra, e sotto gli occhi di tutti, non ha svuotato alcunché, visto che ad oggi, in base al nostro rapporto sulle condizioni di detenzione, in Italia ci sono 66.000 detenuti. In altri termini, abbiamo un aumento di 2.000 unità. Quindi questo è come dire, lo stato degli effetti prodotti dagli interventi governativi negli ultimi 3 anni. Detto questo, mi soffermo sull'amnistia. L'amnistia, ce lo siamo detti più volte, oggi come oggi, non è semplicemente una priorità, ma è una necessità. Le carceri stanno scoppiando e quindi la tenuta del sistema, la gestione politica del carcere è veramente a rischio. Però va detto una cosa, è un obiettivo da perseguire, però si tratta di un provvedimento, quello dell'amnistia, che è un provvedimento tampone, un provvedimento di clemenza, una tantum, che sicuramente non risolve i problemi strutturali di cui è vittima il nostro sistema. Quindi concentriamo tutte le nostre energie sull'amnistia, lo sapete, siamo con voi, però dobbiamo anche immaginare delle riforme che nel medio e nel lungo termine possano risolvere il problema delle carceri e il problema della giustizia nel nostro paese. Innanzitutto abbiamo bisogno di una seria riforma del codice penale. Abbiamo un codice penale che è del 1930, che evidentemente rispondeva a delle esigenze politico-criminali diverse da quelle che servono a una società, quella attuale, che è molto diversa da quella degli inizi del Novecento. Evidentemente non possiamo immaginare un codice penale che non si ispiri ai principi del diritto penale minimo. In altri termini, un codice penale composto da poche fattispecie di reato caratterizzate da un elevato livello di offensività, beni costituzionalmente protetti, e che preveda soprattutto la pena detentiva come un'estrema ratio. In questo senso va anche ripensato il ruolo delle misure alternative alla detenzione, che, è bene dirlo, non sono, come dire, una sorta di vacanza concessa al detenuto, ma sono una pena che anzi consente più della pena detentiva la riabilitazione del condannato. Studi universitari e ministeriali dimostrano che colui il quale accede alle misure alternative alla detenzione mediamente delinque
dopo la cessazione della pena, meno di chi ha scontato l'intera pena detentiva. E questa, cari compagni radicali, è una battaglia innanzitutto politico-culturale prima che normativa, perché non avremo nessuna riforma che regge se non cambia la cultura della pena in questo paese. Ora, e mi avvio rapidamente alle conclusioni, anche per consentire i vostri lavori, venga i ringraziamenti. Un ringraziamento particolare va innanzitutto a tutti quanti voi e al lavoro politico che fate sul territorio di Napoli. Ma vorrei in particolare ringraziare il senatore Pertunca perché, a fronte delle denunce di Antigone, assieme alla senatrice Poretti, ha depositato un'interrogazione parlamentare rispetto a un caso che abbiamo denunciato. Si tratta di un internato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli che per un'estorsione di 20 euro sta da 5 anni in uno status di internamento provvisorio. Ora, l'internamento provvisorio è una misura grosso modo equiparabile alla custodia cautelare. Ora, io mi chiedo e vi chiedo se è civile uno Stato sul cui territorio si consente che in via provvisoria una persona sia chiusa in un ospedale psichiatrico giudiziario per 5 anni. E dico in anticipo che non ci accontenteremo di nessuna, parlo naturalmente a nome di Antigone, di nessuna risposta di tipo burocratico da parte del Ministro di Grazia e Giustizia. Che questo è un paese un po' strano, siamo tutti quanti, pare che l'intero paese debba essere impegnato alla riduzione del debito economico, ma c'è un debito nei confronti delle normative internazionali in tema di diritti umani che nessuno vuole salvare. Si apre l'ennesimo anno difficile. L'ennesimo anno difficile per chi si occupa di carceri, di diritti umani, di garanzie nel sistema penale. Siamo stati assieme fuori Poggioreale, rimbocchiamoci le maniche, grazie e buon lavoro. Grazie a Mario Farone. E nel frattempo ci ha raggiunto qui all'Hotel Terminus il professore senatore Luigi Compagna e gli cediamo subito la parola. Prego, professore. Ma grazie. Io mi convinco nell'atto di tutta la legislatura, sollecitato sempre da un amico carissimo come Luigi Mazzotta, ho cercato di non mancare mai né agli appuntamenti carcerari, non tanto quelli della vigilia di Natale che ricordava De Luca, quanto quelli agostani, e alle assemblee degli amici radicali del progetto della Grande Napoli. È un tema che mi riporta a molti anni or sono, quando sulla scia delle proposte di Aldo Loris Rosso, Aldo Loris Rossi aveva prospettato qualche cosa che non fosse soltanto l'emergenza idrogeologica, che pur non è stata minimamente curata a tutto il Vesuvio, ma si richiamava a quei temi sui quali negli anni 70 aveva lavorato anche mio padre, la deorganizzazione di Tarsile e via dicendo. La vicenda politica poi, che ha sempre più fantasia degli uomini, ha fatto sì che invece in questa legislatura tutto in casa radicale, ed è il loro blasone, si sia concentrato sui temi di Barone, di Antigone, del carcere. Ecco, da questo punto di vista, con discrezione, non pretendo di inserirmi nel dibattito interno al Partito Radicale, ma lo dicevo prima a Delia, mi ha molto colpito, come dobbiamo dire, lessicalmente
ma direi anche umanamente, spero di non violare nessun codice di laicismo radicale, la voce di Marco Pannella stamattina, che proprio in conseguenza dello sciopero della sete era difficilmente percepibile sul Radio Radicale. E allora, volendo riprendere una frase di Delia, a mio giudizio molto bella, che penso che a Marco faccia piacere e che gli porti fortuna nelle prossime ore in cui ci auguriamo di poterlo risentire quanto prima a Radio Radicale con un titolo lessicale meno angoscioso di quello di stamattina. Diceva Delia, in fondo almeno tre o quattro generazioni di italiani che fanno politica hanno incrociato o si sono incrociati con Marco Pannella. E quello che è stupefacente e che nessuno può mai togliere con questa o quella volgarità del silenziatore giornalistico a Marco Pannella è che questo non vale, lo dico a Delia con molta amicizia, non solo per quei liberali, repubblicani, gioventù universitaria, tutto questo socialistico, ma vale per un mondo vastissimo, compresa quella sua bellissima esperienza, che mi ha citato, prima linea. Ma per esempio in questa legislatura, e io perché napoletano lo ignoravo, per Duca ed io ci siamo trovati in Senato ad ascoltare come appello del governo a far cessare Marco dallo sciopero della sete 2 o 3 anni fa a un intervento dai banchi del governo di Enzo Scotti, bellissimo, con un afflato umano, cose eccetera eccetera, e io napoletano, amico di Scotti, buon amico anche di Pannella, ignoravo del tutto che esistesse fra Scotti e Pannella. E poi ovviamente, siccome per Duca mi conosce abbastanza, mi piace l'inciucio parlamentare, dice, ma non sai niente, io nell'amicizia di quando io volevo fare il sacerdote e giravo per Napoli vestito da prete Enzo Scotti, poi invece ebbe il posto via Pastore Cisle al Ministero degli Interventi. No, ma lo dico per la bellezza di questa storia d'Italia, eccetera, eccetera. Diciamo, si secolarizzò. Allora, da questo punto di vista... Si è iscritto al Partito Radicale, e tuttora lo è. E probabilmente è tampinato, come capita a me, da almeno 30 anni dalle telefonate di Sergino Stanziani, che inizia sempre con ricordi della bellezza. Questo punto di vista Pannella è un personaggio che sta infinitamente altrove rispetto alla bassezza della cronaca, alla materialità della politica e delle decisioni di grande rilievo che il Partito Radicale dovrà prendere nelle prossime ore. Però c'è una considerazione, forse, questa sì, di fine legislatura che mi permetto di proporre al vostro dibattito. È tutto vero quello che ho ascoltato in parte da Delia, da Papa, dall'amico barone di Antigone, è tutta vera la storia di questi nostri incontri quasi sempre più qui a questo settimo piano in questi anni, di cui grande merito per la continuità di presenza napoletana va dato certamente a Luigi Mazzotta.
Noi ci siamo fatti assorbire da questo tema dell'amnistia. Io per primo, Luigi scoprì che l'unico disegno di legge che giaceva in Parlamento era il mio. Non mi fate aggredire dal laicismo dell'amico Bordin, ma io lo avevo più o meno scopiazzato da un collega del CDU della 14ª legislatura. Però avevo intuito quello che mi pare il Barone ha detto, la tragedia dello Stato di diritto, dello Stato liberale, della presenza radicale, tutto quello che volete, e che l'amnistia, tampone, necessità, urgenza, immediata, pannicello caldo, è diventata l'unica speranza anteposta alla riforma per riportare nel paese attenzione su queste cose. Grazie al Sasiccio, Papa lo sa meglio di me, ma anche io nella mia bassezza di storico e non di giurista so benissimo, non è che per una serena poi mi spiega, la misia dovrebbe venire dopo, ma è come per grazie. Però la condizione delle carceri, delle cose, insomma tutto quello che ci diciamo ogni volta in queste occasioni è talmente disperato e disperante che l'amnistia noi dobbiamo proporla come unica speranza che trascini lei la riforma. E allora da questo punto di vista ne abbiamo avute di delusioni. La più amara forse è quella che Pannella ha avuto dal Capo dello Stato. Ovviamente credo che nessuno di noi si può permettere nei confronti di qualsiasi Capo dello Stato linguaggi che non appartengono alla nostra radicalità, diciamo, no? Però il Capo dello Stato che cosa ha fatto dopo quella presenza al convegno del Senato di Schifani? Ha fatto sostanzialmente da coperchio a una viltà del governo che francamente come senatore io non accetto. Non accetto. Tra l'altro, per come se lo ricorderà, il primo dibattito in Senato che sulla scia probabilmente della Napolitano Schifani e nella fortunata contingenza di Vito Palma, neoministro subentrato ad Alfano, aveva acceso molte lucette. Dopodiché questa metallica collega accademica, con quella sgradevolezza del tecnicamente, che è una cosa umiliante per chi ha attraversato la vita e l'amicizia delle Camere dei Lozzi e dei Marciapiedi con uomini come Marco Pannella, il governo si rimette al Parlamento. No, questo non lo accetto. L'amnistia nell'attuale situazione costituzionale, quella che comincia così mi pare dalla fine degli anni Ottanta, per cui ci vogliono i due terzi, poi c'è l'amnistia. Ha bisogno che il governo, articolo, emendamento, faccia quello che in democrazia è il governo in Parlamento, che è un valore politico e costituzionale, non è tecnico e non è di settore.
Da questo punto di vista io non ho il controllo anglosassone dei propri sarcasmi, della propria ironia. Quando il collega Perduca, a me questa cosa di questi ministri o sottosegretari che dica qui ci vuole il ministro di settore, no, un cacchio, nell'aula parlamentare c'è l'istituzione del governo. Poi può essere esperto, non esperto, competente, non competente, può chiedere un'interruzione dei lavori per 5 minuti, per 10 minuti, questa cosa non la metto. E purtroppo questa, nelle varie finzioni di questa finta e occulta disponibilità di questo ultimo anno di legislatura, è stata la circostanza nella quale ci siamo abbattuti. E senza voler aprire nessun contenzioso con il capo dello Stato, la sensazione un po' amara di chi era a Palazzo Giustiniani quella fine di luglio è che in qualche modo questo contingente del governo abbia incontrato nel capo dello Stato qualche disponibilità. Ecco, allora prenderemo tutti condizionati dall'urgenza. Chi lo sa, ci saremo, non ci saremo, anche per tu ed io, quando ci conoscemmo, eravamo due abatini della commissione esteri, poi per Duca davvero militante, mentre io ho fornicato e vado fornicando in molte commissioni, si è fatto soldatino della commissione giustizia, prigioniero della stessa storia che ha messo così, diciamo, in carcere la presenza radicale per la grande Napoli. E noi adesso dobbiamo trovare il modo di esserci nel nuovo Parlamento, dobbiamo trovare il modo di non abdicare a quello che ha caratterizzato le nostre battaglie, comprese le nostre sconfitte. In questa legislatura dobbiamo però fare anche una considerazione politica che affido poi al libero dibattito. Questo tipo di Parlamento, nel quale si arriva in Parlamento, come si dice, da nominati, da portati, da un'altra cosa, eccetera, eccetera, ho l'impressione, Alfonso, che abbia accompagnato la cancellazione del tema della libertà, dei diritti, delle cose, eccetera, eccetera. Io debbo all'amicizia con Luigi essere venuto a trovare Alfonso detenuto e devo dire mi fece molto impressione la glaciale insensibilità del Presidente della Camera al suo diritto a ricevere le convocazioni. Ad hoc, è troppo facile mandare a casa l'indirizzo di Tiziana. Mi fece una certa insensibilità. Cioè, sono assemblee parlamentari nelle quali abbiamo mandato uno con il nostro libero voto in carcere, per carità. La Cassazione ci dice che quell'arresto era sbagliato. Chi prova a richiamare il precedente quando si deve discutere di queste cose, Alfonso non è il nostro cliente, per dunque Dio abbiamo avuto Tedesco, De Gregorio, Lusi, cioè altri clienti, gesti di insofferenza, di cose, eccetera, eccetera. Io non vorrei che il fallimento degli schieramenti politici, perché io sono uno di centrodestra, Perduca mi darà atto che ho sempre cercato nelle iniziative che abbiamo fatto congiuntamente come parlamentari di non mettere in difficoltà loro e la loro posizione nel gruppo, poco che al Senato sono solamente tre, un po' perché per esempio sulla Messia datemi atto che almeno per ragioni di clientes firme del centrodestra è molto facile
scaricarne. No, aspettate, questa è una battuta, però Pannella, che anche quando è prolisso, noioso, cose eccetera eccetera, dice delle cose che fanno sempre pensare. Una volta se ne uscì, dice va bene, ma l'amnistia mi hanno detto che questo sarebbe un modo per chiudere la partita di Berlusconi. Per me va benissimo, ovviamente, diceva la Pannella, no? E dove era ovviamente il principio. Sì, però è un argomento per il quale tu non hai neanche mezza firma dalla tua parte, hai il, che non so, adesso non so quanto sono i tanti loro, il stagino della finanziaria, la cosa, eccetera, eccetera. Ah, no, non ce l'avrei, non lo sai se lo fai, è fino chiaro, Casson, D'Annunzio, quelli sono lì, difficili loro, insomma, per concludere, la mia sensazione è che questo schema di bipolarismo, di grandi soggetti politici, oltre a finire molto martoriato, perché ultimissimo consenso, poi smetto. Noi... No, vai avanti! No, questo l'ho sentito anche stamattina da Cappato. Cappato ha detto qui gli unici che hanno diritto e certezza di poter essere alle elezioni sono quattro soggetti. Nella cronaca politica dei giornali, già da una quindicina di giorni, se ne annunziano molti, molti di più. C'è stata addirittura due giorni di politica internazionale, diciamo così, legati ad aggregazione di nuovi vecchi soggetti, eccetera, eccetera, e le condizioni della legalità elettorale sono veramente molto ridotte e molto ristrette. E io penso effettivamente, non ho mai molto condiviso a suo tempo gli eccessi di cavillosità dei radicali, non l'ho detto, nel verificare le firme e le presentazioni delle liste proprie e altrui. Però questi ministri Cancellieri e Severino, francamente, del fatto che le elezioni ci sono e ci saranno, se ne sono fottuti altamente, non meno che delle cose. E questa è una condizione sgradevolissima per chi, come voi, e indirettamente come tutti gli italiani, si trova a dover prendere decisioni per le quali vi faccio i migliori auguri. Datemi la speranza che in Senato ci sia ancora per Duca, se poi ci fosse anche il senatore Compagna a me non dispiacerebbe, però decidete voi liberamente, decidete bene e soprattutto insieme a Marco Pannella con voce squillante almeno domani pomeriggio. Grazie. Grazie al professor Luigi Compagna per sempre i suoi interventi ad altissimo livello. E lo ringraziamo anche per l'iscrizione, per il rinnovo all'iscrizione per l'anno 2013 all'Associazione Radicale per la Grande Napoli. E volevo anche dirle, professore, volevo approfittarne per dirle un piccolo riferimento, perché lei ne ha parlato oggi, l'area metropolitana, la tua associazione ancora con lei. L'area metropolitana, Loris Rossi, noi dobbiamo assolutamente l'anno prossimo rilanciare questa iniziativa attraverso nuovi convegni. Lei mi deve fare una promessa su questo, perché la città di Napoli, la città metropolitana, ha bisogno di questo tipo di interventi. E la ringrazio di essere venuto ancora qui stamattina a darci il suo contributo.
A questo punto io darei la parola al senatore Marco Perduca, anche lui iscritto alla nostra associazione. Forza Marco! Grazie, ciao. Iscritto e militante. Poi poi arriviamo al lavoro dell'associazione. Noi abbiamo avuto stamani due interventi, diciamo, di parte centro-sinistra e poco fa due interventi di parte centro-destra. Uno dei due interventi di parte centro-sinistra ci ha detto che gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati dal berlusconismo, e il berlusconismo è stato riassunto come un qualcosa che ha portato il massimo dell'ipocrisia al potere, o il massimo del potere, dell'uso dell'ipocrisia politica al potere. Io non so, francamente, ogni tanto, se qualcuno prima di parlare non pensa due minuti in più prima di dare il parere. Noi siamo a Napoli. Chi ha governato Napoli negli ultimi 20 anni? Chi ha governato la Campania negli ultimi 20 anni? Non lo so, il berlusconismo ipocrita? Basta fare un giro, non soltanto per la piazza antistante la stazione, ma per tutto il resto della città e anche della regione, che francamente una risposta uno se la dà. Continuiamo con il napoletanismo o napolitanismo. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica che non mi pare venga dalla Brianza, né tantomeno da Arco, eppure in quanto a ipocrisia, e poco fa in maniera molto meno diplomatica, magari se compagno stava parlando anche di questo, dopo aver partecipato alla vigilia di Natale del 2005 a una marcia che era aperta da senatori a vita, che aveva probabilmente tutta la leadership di quelli che poi di lì a poco avrebbero vinto le elezioni, Massimo D'Alema in primis, uno slogan che parlava chiaramente della necessità di guadagnare un'amnistia. Una volta arrivato laddove sarebbe arrivato di lì a poco, questa prepotente urgenza, poi accademicamente ripetuta, sicuramente l'anno scorso, è diventata qualcosa che forse potrebbe essere iscritto tranquillamente all'ipocrisia politica, o alla ipocrisia in politica. Il discorso di circostanza molto probabilmente è la vera ipocrisia politica. Ecco, questo io credo che occorre tenerlo di conto. L'altro intervento invece del 70-30, di solito quando si fanno le statistiche così a spanne si fa 80-20, però già il 70-30 dimostra che almeno uno ci ha pensato. Però la fine del ragionamento, della fine analisi, è che voi radicali siamo d'accordo su tutto, tranne che magari un po' superficialmente scambiare l'amnistia con l'impunità, ma questo è un altro discorso, francamente. Credo che tra di noi, essendo andati tutti per una via gli oratori che sto ricordando, e vi risparmio, siete il massimo della vita politica, avete dato, avete fatto, ci sono più donne che uomini, sono tutti giovani, però questo povero Pannella, che come ricordava giustamente Sergio D'Elia poco fa, è lui stesso l'incarnazione della durata, che è la forma delle cose e non si tira mai indietro. Quando c'è da passare dalle parole ai fatti, o meglio ancora tradurre i fatti, le proprie parole, è il tappo che non fa fare quel salto di qualità necessario che i radicali dovrebbero fare per arrivare, non ho capito se l'augurio era arrivare a governare il paese, ma comunque magari continuare a essere in giro. Questo tappo talmente ha tappato che noi non soltanto siamo in giro, ma fra tutti quelli che sono in giro siamo gli unici che sono rimasti in giro più o meno quasi con le stesse facce. Qualcuno va, qualcuno viene, ma la struttura portante è la stessa, ma che dà, io l'altro giorno in preparazione di un intervento che poi non ho fatto perché non mi sembrava il caso di prendere la parola alle 22 in aula per parlare contro una legge che voleva istituire la festa dell'Italia, mi ero andato a ristudiare che cosa avesse il Partito Radicale Storico 1870 come programma politico elettorale, e c'è da mettersi le mani nei capelli.
perché il primo punto, nel 1870, era la separazione tra Stato e Chiesa. C'era il suffragio universale, c'era l'introduzione della possibilità per i lavori di avere dei diritti, c'era naturalmente l'inclusione delle donne nella vita pubblica di quella che di lì a poco sarebbe diventato un Regno Unito, perché era stato da poco cacciato il Papa, comunque mandato dall'altra parte del Tevere il Papa, grazie alla voce di Portapia. Non lo fece l'intervento perché, ripeto, sennò avremmo dovuto aprire e continuare ad aprire tutta una serie di finestre, con l'ultima quella che ha fatto adottare nottetempo una legge al Senato in cui, che non credo sia passata alla Camera, dall'anno prossimo si dovrà insegnare l'Inno di Mameli a scuola, non necessariamente obbligatoriamente, ma comunque tutti gli insegnanti sono caldamente invitati. L'Inno di Mameli, scritto, è una musica pessima, ma Mameli ha scritto le parole, non ha scritto la musica, senza spendere una parola su chi fosse questo benedetto Mameli. Tutti hanno evocato la famosa Repubblica Romana, senza però dire che cosa fosse questa Repubblica Romana all'interno di un regno, quindi già vuol dire andare contro il monarca, ma soprattutto di resistenza militare, in quel caso, oltre che militante, al potere temporale del Papa, tra l'altro tutti e due, Repubblica Romana e Papa, che si trovavano con la sede oltre Tevere. La Repubblica Romana si concentrò nel Gianicolo per qualche mese, invece il Papa era sotto e gli scacciò, gli sconfisse tutti i giovani di età media, diciamo tra i 27 e i 30 anni, grazie agli zuavi pontifici e all'alleanza con la Francia. Questo per dire che concordo con una parte dell'analisi dell'onorevole Papa, l'unico Papa benvenuto anche che frequenta i radicali, purtroppo, perché vorremmo sentire sempre più il Papa, e Pannella mi pare che da Cesare sia passato a Pietro adesso con le sue invocazioni di militanza per quanto riguarda il rispetto dei diritti individuali. Papa ci ha fatto una rassegna del peggio che ci possiamo aspettare nella prossima campagna elettorale, ma si è dimenticato del suo omonimo, chiamiamolo così, che già da ieri invece ha ricominciato a farsi sentire e ha tracciato il solco nel quale molto probabilmente i cesaropapisti andranno a infilarci, speriamo sempre meno, ma comunque ha recuperato tutto l'archivio e l'arsenale di proposte contro i diritti individuali che hanno caratterizzato sistematicamente tutte le campagne elettorali degli ultimi anni. E quindi il matrimonio gay, e quindi la famiglia, e quindi l'aborto, e quindi tutto ciò che va contro la libertà di scelta individuale. Arrivando poi a benedire una giudice magistrata ugandese che era in visita a Roma, prima firmataria di una legge che vorrebbe introdurre niente poco di meno che la pena di morte per l'omosessualità in Uganda. È arrivata poco fa un messaggio che dice che fortunatamente il presidente della commissione, l'equivalente della nostra commissione affari costituzionali e affari parlamentari, così si chiama, è riuscito ancora una volta a posticipare, non a scongiurare, l'adozione di quella legge quando il Parlamento verrà riconvocato a febbraio. Io ci avevo parlato martedì con questa persona, ma non mi pareva particolarmente ottimista per il successo di un'iniziativa nazionale e internazionale che la vorrebbe scongiurare. Ecco, il Papa non si è fatto, diciamo, dare magari il curriculum vitae dell'Open Parlamento dell'Uganda per capire che cosa fa questa signora, e l'ha benedetta con tutti i crismi. Non che ci sia un problema nel benedire, anzi forse bisognerebbe benedire sempre più cattivo con la speranza che poi si possa redimere, però ciò non toglie che un riconoscimento del genere non mi pare fosse stato dato ex post al nostro compagno David Cato Casule, che è stato ucciso perché leader del movimento omosessuale proprio in Uganda. E quindi credo che tra le varie antipolitiche che molto probabilmente nelle prossime settimane saranno degnate di minore attenzione mediatica, tornerà la vecchia politica, quella fatta appunto, cucinata in modo particolare oltre Tevere, perché si deve iniziare a recuperare il ruolo militante
dei cattolici in politica. Non è caso, un caso che oggi su tutti i giornali, giornali che in un paese che ha il problema di rispetto di legalità costituzionale come l'Italia ritengono utile e opportuno dedicare le prime 6 pagine a una sparatoria negli Stati Uniti, si inizia a parlare dopo alla 7ª pagina dell'entrata in politica di gente, diciamo, nuova magari dal punto di vista della frequentazione delle aule parlamentari come il ministro Riccardi, ma che invece noi conosciamo benissimo per aver dato, ahimè, e preso molto allo stesso tempo dalla politica italiana. Dato perché, per quanto riguarda il ministro Riccardi, Sant'Egidio, i radicali l'hanno riconosciuta sicuramente attenta e attiva con una 15ina d'anni di ritardo sulla campagna per la pena di morte, ma che ha dato talmente tante pessime soluzioni di conflitto che a un certo punto, all'inizio degli anni 90, l'avevamo rinominata Sant'Egidio, perché per pur di portare la pace si metteva da parte la giustizia e le responsabilità politiche dell'aggressore nei confronti dell'aggredito. Ministro Riccardi, che per 6 mesi dopo la nomina e andava in giro per l'Italia a dire sto costruendo il mio ministero, si nota un ministero che non esisterà più nella prossima legislatura, perché tra l'altro è una sorta di spacchettamento del ministero degli esteri, perché gli è stata data la competenza sulla cooperazione internazionale e che altrettanto non funzionerà più su questa benedetta coesione nazionale, comunque la volevano chiamare, visto e considerato che se dovessimo giudicare i risultati del suo operato, in particolare di uno dei temi che è tanto caro alla sua associazione, penso ai Rom, dovremmo ancora una volta certificare il fallimento dell'opera, pur lautamente remunerata sia dal governo italiano che adesso anche dalla Commissione europea, relativa all'inclusione dei campi Rom. Noi conosciamo forse meglio di altri luoghi le carceri italiane, che visitiamo anche abbastanza a lungo. Secondigliano abbiamo fatto forse più anticamera di quanta visita all'interno, perché non si trovava quello che ci avesse le chiavi, in buona sostanza, perché era il 15 di agosto e quindi era là. Le altre due carceri che abbiamo visitato, sia il minorile che soprattutto il femminile, ci hanno tenuti dentro per 4-5 ore, quindi diciamo che riusciamo a conoscere, oltre che le storie di chi è ospitato e ristretto, anche la struttura. Ieri l'altro, con Sergio Rovato, Riccardo Magi e altri, è documentato da Andrea Villau su Radio Radicale, siamo entrati in un campo Rom riconosciuto dal Comune di Roma, anzi costruito apposta per ospitare alcuni dei Rom che erano stati rilocati da un altro campo che invece non era riconosciuto e non era legale, famoso caso di 1900. Questo campo è un luogo dove, chiaramente, essendo ufficiale, tutto ciò che deve essere fatto, un po' come in carcere, deve passare attraverso una domandina o comunque una richiesta a un dipartimento del comune, che ha i tempi burocratici di risposta abbastanza simili a quelli dell'amministrazione penitenziaria e che sistematicamente dice no, o comunque non ho i soldi o non lo posso fare. E quando tu ti arrangi per farlo, chiama i vigili urbani che distruggono tutto ciò che tu sei riuscito a costruire, dalla porta alla veranda, al recinto per non far scappare i bambini, fino anche a dei piccoli orti urbani che potrebbero essere utilizzati. Ecco, io credo che anche questo problema, menzionato nei documenti che sono nella nostra cartellina, non soltanto sia un problema romano ma anche un problema di Napoli. Tanto è vero che anni fa c'è stato un vero e proprio assalto ai campi Rom con una violenza inaudita che lì per lì ha suscitato grande scandalo e anche, devo dire, reazione da parte delle istituzioni, ma che poi è scomparso come problema, almeno per quanto se ne sappia a Roma. Non credo che la cancellazione del problema dai giornali o dalla televisione equivalga alla soluzione del problema, e quindi credo che anche lì si debba tornare a insistere. È stato ricordato come da 7 anni non vengono mai i grandi giornali napoletani.
non si dovrebbe raccontare le chiacchiere private in pubblico e quindi non menzionerò i nomi degli interessati. Ma a seguito della messa in onda della fiction su Enzo Tortora, per un puro caso, con Donatella Poretti al ristorante, famigerato ristorante del Senato, eravamo a sedere accanto a un eletto, non necessariamente uomo, in Campania del Partito Democratico, che tra il primo e il secondo, suo perché noi eravamo di insalata, ci ha detto: ieri sera ho visto Enzo Tortora, non mi ero mai reso conto che fosse innocente. Allora voi mi direte, a parte che siamo in un contesto in cui ci sono le liste di nominati, che lavoro può aver fatto fino al giorno prima di essere nominata questa persona? Secondo voi? Bravo, per il Mattino, che fu, diciamo, la scintilla che fece nascere l'incendio, che portò avanti per settimana una campagna colpevolissima. Ecco, quanti anni sono passati dalla morte, tra l'altro, di Enzo Tortora? 17 maggio 88. Esatto. E noi abbiamo in Parlamento delle persone giornaliste che dopo 24 anni si rendono conto di un qualcosa che è successo e che fortunatamente in quel caso lì non passò del tutto inosservato, perché ci fu una campagna politica, un'elezione, il referendum, delle leggi, anni e anni di mobilitazione. Ma, scusami, che non si vede. Ma ti interrompo perché per la partita probabilmente erano proprio impegnati a giocare alla pisca clandestina, c'era il ciclo della stampa con i camorristi, come all'epoca Marco denunciava quando stava a Napoli. Indubbiamente, ecco, però questo è il, diciamo così, il personale politico, la qualità del personale politico nominato, che è vero, come diceva poco fa il senatore Compagna, sicuramente non ha consentito un libero dibattito, che però devo dire molto probabilmente ci sarebbe anche stato se lo avessimo iniziato, se tutto fosse stato posto, non soltanto da noi che lo abbiamo sicuramente posto dal primo giorno, ma nella parte iniziale della legislatura, perché dal 2010 in poi il problema della rielezione è diventato il problema principale di chi doveva essere incluso in una lista di nominati, e quindi nessuno si è azzardato a dire mai niente sulla amnistia, tranne per l'appunto i due dei tre che sono stati citati poco fa dal senatore Compagni, e cioè il senatore D'Ambrosio, magari perché a fine carriera è ormai il padre nobile di un certo modo di non soltanto fare politica e politica giudiziaria, ma credo anche padre nobile dell'autocritica, perché io ne ho sentita fare molta in commissione giustizia, era pronto a firmare la nostra legge sull'amnistia. Casson e anche il senatore Maritati, anche qui per il corpo delle chiacchiere ahimè private, erano anch'essi, Casson meno, ma sicuramente Maritati di più, magari anche perché lui alla fine carriera, questo un po' della fine carriera che ti rende liberale è una caratteristica. Noi abbiamo visto anche Bill Clinton, che ha criticato la guerra alla droga dopo che per 12 anni non aveva fatto nulla, ma che per gli 8 anni di governo invece non si è fatto mancare nulla, non si è fatto neanche mancare il sostegno a Pino Arlacchi, che sicuramente non è stato nominato dal berlusconismo ipocrita a capo delle Nazioni Unite per l'agenzia contro la droga e il crimine. E quindi credo che insomma lì ci sarebbe stato ulteriore sostegno, se non fosse che appunto, ricordato, il ministro se ne è totalmente lavato le mani, creandosi però questa reputazione mediaticamente, quotidianamente confermata, di qualcuno che invece ha a cuore il problema delle carceri. Ancora stamani, in un'intervista credo al Messaggero, dice: io spero che si trovino le ore necessarie per adottare una legge relativa alla messa alla prova, che io non ho visto, magari Papa ha visto, ma che Rita Bernardini ci dice essere totalmente inutile, perché sì e no, secondo alcuni dati che vengono dal DAP, 250 persone ne potranno cadere su 66.000 persone, che va benissimo, cioè se dovesse essere messa all'ordine del giorno del Senato, io non presento un emendamento né prendo la parola se non per spernacchiare in dichiarazione finale per dire che non la voto,
ma 250 persone, se non altro, potrebbero uscire da questo inferno che continua a essere le carceri italiane. Tra l'altro lei ha dato dei dati diversi relativi a quelli che si traggono o dagli studi di Antigone, ma anche dal NAP, ritenendo che sono, sentite voi, diminuite di 600 unità i detenuti dall'anno scorso, mentre invece parrebbe che tutto ciò non sarebbe successo. E quindi questo è un problema che sicuramente farà parte della nostra partecipazione alle prossime elezioni, ma che continua in queste ore, e Pannella stamani, pur con i problemi dati a chi non tocca liquidi da 6 giorni, quindi ha le labbra screpolate, continua la sua campagna, si è fatto ricoverare oggi per fare delle analisi, ma ha detto che smetterà esclusivamente lo sciopero della sete, continuerà con quello della fame, perché il problema a questo punto non è più esclusivamente l'amministrazione della giustizia. Con le elezioni che si stanno avvicinando è un problema di legalità a tutto tondo. Qualsiasi cosa noi si vada ad affrontare, l'amministrazione penitenziaria, le condizioni di vita dei Rom, non parliamo di cosa non sono i centri di identificazione ed espulsione, ma le elezioni, che per loro signori sono la massima espressione della democrazia, tanto è vero che li organizzano chi telematicamente, chi invece facendo pagare 2 euro per esercitare i propri diritti di scelta, di gente che comunque non ne viene mai conosciuta all'interno dei congressi, ma che viene sempre presentata a reti unificate. In questo contesto noi in teoria non sappiamo con quale legge elettorale andiamo, ancora non si sa quale sarà la data, sicuramente non si sa quali sono gli schieramenti in campo, ma ci sono tutta una serie di problemi relativi a chi volesse partecipare, e qui rimando al mittente amico senatore Compagna, i cadilli li ha chiamati lui, non sono cadilli, è la legge che va rispettata, se si dice che le firme vanno raccolte di fronte a un pubblico ufficiale e poi certificate, così deve essere, il numero deve essere quello, e quindi ogni lista per essere legalmente partecipe, e non è un caso che ci siano procedimenti in corso contro coloro i quali in Lombardia in modo particolare ci sono stati, nel Lazio sono stati aperti nuovi dossier, anche in Liguria non lo fanno, è soltanto che grazie ai tempi della giustizia italiana tutto ciò, se mai arriva a fine al termine della legislatura. L'unica regione dove arriva prima è il Molise, ma d'altra parte il Molise è grande come la piazza della stazione di Napoli e quindi diciamo poco pesa all'interno del nostro paese, però diciamo anche questo c'è. Come andiamo alle elezioni e che cosa andiamo a dire? Io intanto auguro ai presenti di essere rinominati e rieletti soprattutto. Per quanto riguarda i radicali, da ieri sera esiste questa proposta di Marco Pannella di rilancio o comunque di ripresentazione della Rosa nel Pugno. La Rosa nel Pugno, lo ricordava Sergio Delia, ha alcuni, io li chiamo aggettivi, non sostantivi naturalmente, che sono laici, liberali, radicali, socialisti, ai quali si aggiunge quello degli ambientalisti o ecologisti, perché abbiamo visto che dentro o fuori, insomma, dalle assemblee legislative, l'ecologismo comunque non è mai stata una prerogativa dei veri, ma questo è un altro paio di mani, non viene praticato da nessuno, e quindi è bene recuperarlo, e credo che di ecologia in primis politica ce ne sia di molto bisogno nel nostro paese. Ho visto già la bozza della mozione della nostra associazione, che chiaramente è pronta a sostenere la campagna di raccolta firme, ma ancora non si sa quante saranno queste firme, perché siamo in attesa di una decisione delle commissioni competenti, ormai non più perché non c'è più tempo, anche se nessuno ha capito se a seguito della presenza di Monti alla riunione del Partito Popolare Europeo e quindi al ritiro di Berlusconi, discesa in campo, ci sarà un qualche problema settimana prossima relativo alla fiducia, anzi tra l'altro tra i vari messaggi che sono arrivati è arrivato quello che dice che è stato presentato un emendamento a uno dei provvedimenti che dovremo votare la settimana prossima e niente poco di meno è il famigerato mille proroghe. Cioè un decreto che proroga tutta una serie di scadenze e così facendo fa rientrare dagli spioncini del soffitto tutta una serie di cose che durante l'anno non si sono mai affrontate dal punto di vista legislativo.
Tra queste c'è la famosa legge Mancia che distribuisce soldi a pioggia gratuitamente, un po' questo, un po' quello, e in campagna elettorale vi lascio immaginare quale sarà l'assalto alla diligenza, perché chiaramente bisogna essere, specie ogni qualvolta abbiamo di fronte dei provvedimenti di spesa, tutti affasciati per saccheggiare il bene pubblico, che non è quello che si legge sul sito del Partito Democratico, ma è un altro, cioè la legalità costituzionale. Ecco, noi recuperiamo questa rosa nel pugno e credo che non si debba porre nessun tipo di, vedo sicuramente no perché non l'abbiamo mai fatto, ma di limite all'inclusione all'interno delle nostre liste di chi non è che deve fare né la professione di fede né tantomeno l'esame del sangue, ma comunque ritiene che quello possa essere il luogo dove individualmente e collettivamente quelle campagne, quei punti all'ordine del giorno che già la rosa nel pugno nel 2006 portò come diciamo proposta politica, dovrebbero andare avanti nella prossima legislatura. Chi ha internet sicuramente li può recuperare tutti, erano 31 al Fiuggi nel settembre del 2005, di questi 31 uno è stato portato a casa, grazie a Sergio Delia, e cioè la risoluzione sulla moratoria universale della pena di morte che nel 2007 fu adottata dal governo italiano, o per certi versi contro anche il governo italiano, che fino all'ultimo minuto utile non era convinto delle buone ragioni che Sergio Delia, Nessuno Dopo che Caino, il Partito Radicale e quindi anche la Rosa nel Pugno portavano avanti e che poi si sono tutte matematicamente verificate nel momento del voto. Tra pochi giorni, non soltanto per la terza volta si rivota questa risoluzione, uno dei motivi per cui non ho potuto partecipare all'evento fatto con Biram sull'antischiavismo, perché con Sergio eravamo in Africa a insistere per ampliare il gruppo di paesi che sono stati via via guadagnati alla causa della moratoria, e probabilmente si riuscirà ad andare oltre i 110 voti a favore, quindi quello però di 31 è l'unica cosa che è stata fatta, tutte le altre sono fondamentali. Si parlava di giustizia, della necessità dell'amnistia, che chiaramente era all'epoca numero 7, adesso sarà il numero del punto 0, ma immediatamente dopo siamo quelli della separazione delle carriere, siamo quelli della responsabilità civile dei magistrati, ma io credo che siamo quelli ancora di più contro l'obbligatorietà dell'azione penale, perché il combinato di l'obbligatorietà dell'azione penale, 35.000 fattispecie, anzi nessuno sa quanti siano i reati in Italia, è la vera bomba. Vuol dire che a un certo punto, se ci fosse qualcuno, come si sente dire in Parlamento da parte della Lega, che ritiene che le piccole misure che vengono adottate mandino in giro i delinquenti, che dovesse praticare quello che dice, dovrebbero denunciare quotidianamente la magistratura, la polizia, i carabinieri, i vigili urbani, tutti per omissione di atti di ufficio. Questo magari non fossero quelli che sono, e speriamo non saranno mai più, sia perché potrebbero crescere politicamente, sia perché si spera spariscano anche con questo tipo di argomenti da tutte le aule parlamentari, questo sarebbe il risultato, cioè noi saremmo all'ulteriore, non solo paralisi che già ci siamo della giustizia, ma tutto il resto siccome noi abbiamo più gente in divisa in Italia che con l'abito talare, non so se sia fortuna o sfortuna, ma insomma siamo a livelli di Cina per quanto riguarda la proporzione, e si vuole continuare a assumere gente piuttosto che smilitarizzare la Guardia di Finanza o anche i Carabinieri o tutto ciò che comunque rimane fuori di vita, potremo andare in quella direzione. Potrei stare qui ore e ore a parlare, purtroppo l'ora non è quella giusta. Quindi, concludendo, anzi tornando a noi e alla nostra associazione, uno dei motivi per cui sono qui, io sono iscritto alla nostra associazione per la Grande Napoli, ma mi capita di essere iscritto a un'altra ventina di associazioni. Non è detto che partecipi alle assemblee annuali di tutte di queste. La mia originaria, quella che concorsi a fondare e a far crescere fino a un certo punto, cioè quella di Firenze,
sicuramente ogni tanto la salto, ma perché sono in giro per il mondo, ma è la prima volta che vengo qua e sono venuto per riconoscenza nei vostri confronti da parte di un movimento sicuramente radicale italiani, ma di tutto ciò che fa Partito Radicale e soggetti costituenti, perché diciamo anche contro tutto e tutti siete riusciti a mantenere quotidianamente il pallino al centro, e il pallino al centro oltre che nel merito, e il merito era quello del sostegno alla campagna per l'amnistia, è il metodo, e cioè anche quando io, l'esempio del segretario fatto poco fa magari è ulteriormente significativo, ritengo di avere una buona idea o di fare la cosa giusta, non è più importante a convincere gli altri a venirmi dietro, prendo e vado. Tanto è vero che io credo, come è stato augurato poco fa, insistendo si raddoppierà, quindi quadruplicherà il tutto dal momento in cui si è lanciato questo tipo di iniziativa. E chiaramente da cosa nasce cosa? L'altra cosa che credo debba essere riconosciuta è l'iniziativa, le attività e il recupero delle lotte antiproibizioniste. È stato detto poco fa dal segretario che lì è stato un po' troppo, devo dire, socialdemocratico, se posso offendere un attimo, che chi lo seguirà dovrà organizzare un convegno l'anno prossimo. No, basta convegno. Allora, noi abbiamo già in Italia almeno 4 regioni che hanno adottato una legge sulla cannabis terapeutica. 10 giorni fa eravamo a parlare con l'assessore della regione Toscana, la prima a maggio scorso ad adottare questa legge, perché finalmente si passi al regolamento, perché qui tutti adottano le leggi, li comprende questo Parlamento, senza che però il governo regionale di là, il governo nazionale di qua, adottino o un regolamento o un decreto legislativo che le faccia attuare queste maledette leggi, perché si fanno tante belle cose, tante interviste, ma poi alla fine non cambia mai nulla perché non si sa come applicare. Siccome nessuno supera voi nella possibilità di raccogliere firme, e credo che proprio grazie alla presentazione della Rosa nel Pugno ci sarà da tornare in piazza a raccogliere delle firme, quante lo capiremo nei prossimi giorni, abbiamo un disegno di legge ottimo, secondo me quello del Veneto è ancora migliore di quello della Toscana, già pronto, si raccolgano le firme su questo documento e lo si porti, quando saremo pronti, con un certo numero di firme in consiglio regionale. Certo, non c'è la maggioranza possibile di coloro i quali possono essere considerati antiproibizionisti. Sfido a comparare l'antiproibizionismo o il proibizionismo campano con quello veneto, perché devo dire lì governa addirittura la Lega, non credo che sarà peggio del compagno Tadoro, si chiama, no? Quindi diciamo questo bisogna porcelo come obiettivo. E in ultima la questione mediterranea, con questo veramente concludo. Noi siamo, come Partito Radicale, alla rincorsa del nostro segretario, che purtroppo, malgrado i 2 colpi di Stato, ritiene più importante per lui rimanere in Mali. Se mai riuscissimo a convincerlo che sarebbe altrettanto importante venire in Italia a fare segretario... È vivo! E lotta insieme ai maliani, quelli che però stanno facendo una concertazione che non necessariamente si pone il problema di dire agli occidentali che se è vero che lì c'è il problema di Al-Qaeda e dei fondamentalisti islamici, come ti piace a te, caro Franco Lelli, il problema più grosso è l'esercito maliano che ogni 3 mesi gli fa un colpo di Stato. Cioè non arrivare a capire queste cose secondo me è abbastanza grave. Ma comunque, detto questo, qualora dovesse capire che c'è speranza per il Mali, se esiste di più che essere uno dei 31 ministri, essere il segretario facente funzioni piene del Partito Radicale, la prospettiva euro-mediterranea è quella che qui, in questa città, non può non trovarci pronti a essere rispondenti. E quindi credo che il prossimo segretario, che si sia o non si sia in Parlamento, avrà di che da fare, ma non mancherà di avere ex parlamentari al suo fianco, come ci sono stati i parlamentari quando ci eravamo. Grazie. Vorrei ringraziare Marco soprattutto per un intervento davvero di carattere militante. Non è stato l'unico, anche Alfonso Papa, Luigi Compagni, hanno parlato sempre della nostra associazione. Io spesso nelle riunioni che
facciamo settimanalmente, che non è possibile. Questa associazione ha qualche anomalia, perché non è possibile che noi abbiamo una percentuale di militanti che è del 50-60%, un'associazione normale c'ha il 10-15% dei militanti, e lo dico per dire, quindi dovremmo avere almeno 300-400 iscritti, però può essere pure che invece magari è un merito dei dirigenti che riescono a coinvolgere un po' tutti quelli che poi si iscrivono a partecipare all'attività delle associazioni. Approfitto di questo anche per dire che io voglio ringraziare Franco Levi, la signora Dalmonte, che vengono da Milano, è del terzo anno consecutivo che partecipano al congresso dell'Associazione Radicale della Grande Napoli. Il nostro tesoriere si è fatto addirittura, si è commosso per questa cosa, tanto che Franco Levi quest'anno è stato la testa numero uno dell'Associazione Radicale della Grande Napoli, ha portato già la mozione, ti dico già da subito che noi l'accetteremo sicuramente, perché prima o poi questa trivoluzione si farà. E approfitto quindi anche per salutare Claudio Scaldaferri, che viene da Braemara, anche lui è stato sempre presente alle manifestazioni più importanti sotto Poggereale, nelle occasioni più importanti delle iniziative che abbiamo fatto quest'anno. Dico questo perché ci vorrebbe un bel cazziatone invece per i napoletani che iscritti all'associazione, che con calma poi dicono vabbè, poi arriviamo il pomeriggio, la mattina ci abbiamo da fare, poi ce ne è, insomma, comunque quindi diciamo, al momento mi comunicano che siamo soltanto 22 iscritti su 80 che sono per il momento registrati a questo nostro congresso, quindi sicuramente il tentativo di convocare per la prima volta un congresso che durasse tutta la giornata, anche in una sala così grande, posso dire che per il momento, perché poi comunque c'è partecipazione, vedo anche persone che non conosco, qualcuno si è iscritto, quindi insomma sicuramente nel pomeriggio ci sarà la possibilità per tanti militanti dell'associazione di intervenire e appunto poi proporre anche le lotte e le iniziative da fare per l'anno prossimo e comunque contribuire al dibattito che abbiamo avuto. Mariangela la devo salutare, no, è la nostra ex tesoriera, ma non è che un privilegio. Va bene, allora, poi rispetto, visto che c'è anche Laura qua, che è la prima volta che viene all'Assemblea Radicale, per fortuna essere in prima fila, e lei si interessa soprattutto, non soprattutto, ma ha insomma delle competenze, comunque ci siamo sempre confrontati sulle questioni di Roma a Napoli. Io grazie anche appunto al dialogo che ho avuto con lei, insomma, ho avuto la possibilità di denunciare episodi gravissimi che si sono avuti soprattutto all'inizio dell'anno a Napoli. Ci sono stati nel giro di 2 mesi 3 incendi molto gravi nei campi rom di Napoli, dopo quello di Monticelli che aveva fatto tanto scalpore, ma se non c'è il morto, praticamente queste sono le notizie che vanno sui siti internet per qualche ora. E poi la cosa che mi lascia davvero, mi ha lasciato sconvolto, è che poi dopo poche ore questi siti internet portano degli aggiornamenti per cui l'incendio sarebbe causato da un fatto come oggi si è verificato accidentale, ma un incidente che praticamente c'è, cioè, un incendio che brucia un campo rom, ci sono 10 camionette per Roma, ma è proprio difficile, però in questa città è passato tranquillamente come un fatto accidentale, anche se il campo si è acceso il giorno prima e poi 2 giorni dopo, quindi insomma c'è cose accidentali. Vabbè, ho ascoltato, siamo stati gli unici con Laura in città, pochissimi, a denunciare queste cose. Ovviamente dei giornali non ci ha dato una risposta, nemmeno sulle fine che fanno gli sfollati, eccetera eccetera, quindi stiamo cercando di aprire un fronte anche in questa città. L'esempio del campo etnico di Roma è veramente una vergogna per il nostro paese, cioè così un paese che con la storia d'Italia dove si fa un campo etnico ci dovrebbe far rabbrividire. Io penso che chiuderemo la mattinata di lavori di stamattina con l'intervento di Annalisa Chirico, che è appunto del comitato di Radicali Italiani. Lei ha scritto un libro che recentemente ha presentato alla Camera con Marco Pannella, che si chiama Condannati Preventivi, le manette facili di uno Stato fuori legge, e le concediamo la parola. Grazie.
Per la Grande Napoli, quindi Rodolfo, Luigi Mazzotta, che oggi ho ascoltato nella sua relazione con la quale appunto si congeda dalla carica di segretario, ho trovato le sue parole dense di radicale determinazione anche nella sua lotta estiva che deve appunto proseguire. Io ho ascoltato, ho seguito finora appunto i lavori di questo congresso e prima si parlava appunto della battaglia, oggi abbiamo saputo appunto che Marco Pannella, dopo l'intervento di stamattina, in cui devo dire che ero un po' preoccupata perché dalla voce per radio si sentiva evidentemente un affaticamento giunto ormai a un livello estremo, e quindi sono sollevata dal sapere che almeno lo sciopero della sete per questa fase viene interrotto, la battaglia radicale è oggi appunto la battaglia per la giustizia. Ed è appunto la battaglia per la legalità dello Stato italiano. Anche rispetto a quanto ci diceva stamattina l'amico De Verdi, io credo che sia importante sottolineare questo aspetto, e ho ripensato a questo aspetto leggendo oggi sulla Repubblica l'intervista a Ilaria Cucchi. Abbiamo imparato a conoscerla, Ilaria Cucchi è la sorella di Stefano Cucchi, cioè il ragazzo di 31 anni che nell'ottobre del 2009 muore all'ospedale Pertini di Roma, ragazzo tossicodipendente, dopo una settimana di custodia cautelare. Cioè Stefano Cucchi era appunto nelle mani dello Stato, muore dopo una settimana di custodia cautelare, era nelle mani, lo ripeto, dello Stato italiano. Pochi giorni fa sappiamo dalla perizia che Stefano sarebbe morto per inadempienza medica, e questa l'ultima versione, alla quale evidentemente la sorella di Stefano non si rassegna, non è di questa soddisfatta. Del resto la famiglia fece quella scelta molto forte di pubblicare a poche ore dalla morte l'immagine del corpo visibilmente tumefatto dalle percosse di questo giovane. E Ilaria Cucchi nell'intervista sulla Repubblica a un certo punto dice: avere giustizia dallo Stato chiamato a giudicare altri pezzi dello Stato è davvero difficile. Le istituzioni si proteggono. E io credo che nelle parole di questa sorella, di questa donna che ha trovato nei radicali poi un alleato fortissimo in questa battaglia, ci sia davvero molto della lotta radicale di Marco Pannella per la legalità dello Stato italiano. Noi ci troviamo, questo appunto è ben noto agli ascoltatori di Radio Radicale, con un sistema carcerario che è fuori da ogni standard di legalità, dove si toglie la vita a un detenuto ogni 5 giorni. Ci ritroviamo con un sistema della giustizia che non è al collasso, ma è collassato da tempo, con 10 milioni di procedimenti pendenti, che significa milioni di famiglie che attendono giustizia, la giustizia che è un servizio pubblico per il quale paghiamo tutti quanti le tasse. Ci ritroviamo con 180.000 prescrizioni all'anno, cioè processi che si sfumano, famiglie e persone che rimangono senza giustizia. E poi ci ritroviamo con un altro aspetto, che è quello che ho affrontato e sul quale mi sono concentrata per il mio libro Condannati Preventivi, che è quello appunto di un 40% di detenuti, cioè di persone ristrette in queste carceri illegali, e che sono in carcerazione preventiva. Cioè persone che sono a processo, persone che affrontano il processo con le manette ai polsi, e che nella metà dei casi, lo sappiamo dai dati del Ministero della Giustizia, saranno dichiarate innocenti. E questo evidentemente è non soltanto la storia, diciamo, di Stefano Cucchi, ma è la storia di migliaia, 27.000 persone delle carceri italiane, la metà addirittura in attesa di un giudizio di primo grado. Allora ieri su Radio Radicale con l'avvocato Gian Domenico Gagliazza affrontavamo alcune delle storie che racconto in questo libro, storie di persone più o meno note, e dicevamo proprio questo, cioè in Italia è ormai invalsa l'idea che si vada in carcere prima della condanna. Poi se la condanna arriva magari esci dal carcere, se invece la condanna non arriva ti danno una pacca sulle spalle e ti dicono: vabbè, insomma, lo Stato si è sbagliato, però vai avanti, in bocca al lupo. Evidentemente questo è appunto una illegalità che va avanti, che fa parte di quella flagranza criminale
dello Stato italiano. Perché dico questo? Perché la carcerazione preventiva, rispetto a quelle alle funzioni per le quali è stata concepita, rispetto alle norme con cui è regolata in Italia, vede poi nella pratica tutta un'altra applicazione. Il libro Condannati preventivi nasce da un incontro proprio a Poggioreale, da militante radicale. Intanto mi capita appunto di entrare nelle carceri italiane, anche se oggi dopo alcune sentenze, in particolare quella che ha colpito l'onorevole Farina, è meno facile, diciamo, entrare nelle carceri italiane. In una di queste visite incontro l'onorevole Alfonso Papa, era ottobre dello scorso anno, non lo conoscevo se non per le immagini della stampa, del web, e quell'incontro mi colpì molto perché rispetto all'immagine che avevo appunto di lui mi ritrovavo di fronte una persona visibilmente prostrata da ormai quasi 3 mesi di detenzione preventiva in un carcere come quello di Poggioreale. Da lì, da quell'incontro, ho poi approfondito questo tema e sono entrata in contatto con le storie di migliaia di persone, perché sono migliaia ancora quelli senza voce, quindi appunto che non hanno raccontato, spesso anche per rimuovere certi episodi della propria vita, e che si sono appunto ritrovati in carcere in attesa di processo per poi magari vedersi assolti. E sottolineo questo perché non è fondamentale poi che arrivi o meno l'assoluzione, cioè il concetto appunto è che ormai in Italia c'è l'idea che, dato appunto che i processi vanno per le lunghe, dato che non si sa se il processo poi arriverà o meno a compimento, intanto ti mando in carcere, poi vediamo, magari sarai assolto, magari no, ma intanto tu vai in carcere, pochi, maledetti e sicuri, i giorni di galera. Come emerge da alcune storie che racconto, in realtà talvolta non sono pochi giorni, l'onorevole Papa ne ha fatti 101 a Poggioreale, ma c'è per esempio Adriana, la badante romena di cui parlo nel libro, che si è fatta 3 anni di carcere perché è accusata di aver ucciso l'anziana donna che assisteva dal bagno laziale e che poi in appello viene assolta perché si scopre quello che si poteva scoprire già in primo grado da una perizia fatta d'arte, ovvero che l'anziana donna non era morta di percosse ma era morta di infarto. C'è la storia di Elisabeth, che Sergio Delia conosce bene, una donna che ha fatto in Italia, a un certo punto viene considerata la referente italiana di un cartello internazionale di droghe, passa 4 anni e mezzo nelle carceri italiane, altri 6 con obbligo di dimora, alla fine verrà assolta e si ritroverà davanti la figlia che aveva lasciato in Colombia quando aveva 11 anni e che ormai è diventata una donna, si è addirittura laureata. C'è la storia di Salvatore Ferraro, il caso Marta Russo, che pure è una storia che io racconto, perché Salvatore Ferraro alla fine viene condannato per favoreggiamento in quell'episodio della studentessa uccisa alla Sapienza, però anche questo caso è un caso interessante perché è l'emblema dell'impazzimento della giustizia italiana, perché Ferraro fa il carcere soltanto da presunto innocente, una volta condannato esce dalla galera. Allora io credo che non sia civile uno Stato che, come diceva prima un compagno, tiene 5 anni un ragazzo in OPG in stato provvisorio, temporaneo, con questa formula. Credo anche che non sia civile uno Stato che ti costringe ad affrontare il processo con il carcere quando il nostro codice di procedura penale prevede che il carcere preventivo sia appunto l'eccezione dell'eccezione, l'estrema ratio. Perché prima del carcere ci sono tutta una serie di misure meno afflittive come i domiciliari, l'obbligo di dimora, tante altre, a cui si dovrebbe accordare la preferenza proprio perché l'imputato è appunto per la nostra Costituzione un presunto innocente. Evidentemente questo rientra appunto nel caso Italia, nel caso di un paese dove il codice firmato, il codice Rocco, quello firmato dal re e dal duce, ha subito nel tempo meno modifiche e meno integrazioni di quello invece che ha subito il codice di procedura penale riformato nell'89 da 2 luminari del diritto come Vassalli e Pisapia, e nel caso di un paese dove ormai il carcere è considerata come la panacea di ogni male, si finisce in carcere per 2 spritz bevuti a stomaco vuoto, si finisce in carcere per diffamazione a mezzo stampa. Io penso che in questo paese la speranza che i radicali incarnano e alla quale i radicali danno corpo anche attraverso battaglie talvolta appunto condotte in modo molto solitario
e allo stremo delle proprie forze fisiche. Io credo che questa però sia davvero ormai l'unica luce di legalità e di rispetto della libertà che rimane in questo paese, ed è per questo che non vi nego che il prossimo appuntamento elettorale suscita anche in me forti preoccupazioni rispetto a quelli che saranno i veri spazi di agibilità democratica e le vere alternative che saranno appunto proposte agli elettori. Prima l'onorevole Perduca citava appunto il caso di Tortora e di quel parlamentare campano che nel pranzo al ristorante del Senato diceva: ma io non mi ero accorto che Tortora fosse innocente. Ma io voglio dire che addirittura Clementina Forleo, che nel 94 assolve Melluso, cioè il pentito che continuava a sostenere la colpevolezza di Tortora, tanto che poi i familiari lo querelarono, e la Forleo assolve Melluso e aggiunge queste parole che ho riportato anche nel libro, perché credo che siano davvero emblematiche di quello che è la concezione, ecco, del diritto da parte di alcuni magistrati. La Forleo dice: l'assoluzione di Enzo Tortora rappresenta in realtà soltanto la verità processuale e non anche la verità del fatto storicamente accaduto. Quindi Enzo Tortora, la cui vita era già stata violentata e strappata da alcuni magistrati, che poi faranno anche migliore carriera, già assolto in appello e assolto pure in Cassazione, si ritrova a distanza di 6 anni dall'accaduto con la Forleo che dice: sì, vabbè, ma quella è stata la verità accertata dalla sentenza, il fatto storicamente accaduto poi chissà qual è stato. Bene, io penso che la vicenda di Tortora sia ancora oggi una vicenda emblematica, non soltanto della disinvoltura con cui i magistrati dispensano mentali di carcerazione preventiva in Italia, ma anche di un grande problema, che è quello della responsabilità civile dei magistrati. Dalla legge Vassali 1988 ad oggi noi abbiamo avuto soltanto 4 condanne irrogate nei confronti di un magistrato attraverso il Ministero della Giustizia. Soltanto 4 volte un magistrato è stato chiamato a rispondere in tasca propria di un errore commesso. Evidentemente tutto questo richiama una responsabilità fortissima della politica per quelle riforme non fatte e richieste invece a gran voce dai cittadini italiani, anche per via referendaria di referendum radicali, e anche però, permettetemi di dirlo, la responsabilità poi di della comunità, di ciascuno di noi, che probabilmente quando è chiamato a votare, quando è chiamato a scegliere i propri rappresentanti, dovrebbe appunto anche preoccuparsi di chi tiene davvero ancora acceso in Italia un faro di legalità e di libertà. Grazie. Ringraziamo Annalisa, sicuramente diciamo, bene, siamo tutti radicali. Credo che questa lotta per, insomma, contro la carcerazione preventiva la riprenderemo, e spero che questa primavera sarà possibile davvero mettere in piedi dei referendum, tra i quali ci sia appunto anche quello che riforma questo tipo di legge. Faremo una breve pausa, invito tutti a mantenersi leggeri, così risparmiate e magari potete anche un po' autofinanziare l'associazione uscendo, perché non l'ho ancora fatto, ma Emilio penso che ha tassato tutti. Quindi ci rivediamo precisamente alle 15, perché abbiamo 3 ore di dibattito generale ancora. Il primo iscritto è Riccardo Cristiano, se qualcuno si vuole iscrivere può farlo adesso, e appunto quindi a dopo.